Sapete che il futuro non va bene proprio. E questo di te bello, vi va con te. Ma se non è un po'. E che va durando la prima mattina sta pecorella smarrita? Devo fare un'imbasciata urgente a Liborio. Liborio sta rumeno, se volete dire a me. No, posso, però solo questa mi ha raccomandato a massima segretezza. Chissà quasi un giusto sta combinando il professore. Nemo profeta in patria. Verega, Liborio non era nascita a Napoli, a Milano era nascita. A Parigi. In Germania. In America. Volano. Occhio, non è possibile, filo, così almeno io passavo qua prunata. Scherzate. Ma un giorno di questi metteranno una lapide sotto a no, quella lapide ce la mettono fuori la porta, sai perché? Perché chissà poi non è chi, se te la sono accadita e ci trovano tutto quanto morto e fam. Comunque ce la mettono. Sì, comunque se volete dire a me, guarda si sveglia i bori. Se mi ricordi io lo dico. Vabbè. Vediamo un pochettino. Messaggio urgente per il bori, stop. Oggetto procurato, stop. Consegno orario prestabilito, stop. Stato a bordo, stop. Vabbè. Ah, non tempo scaduto, stop, modignai, stop. Un avreccio vostro cuore, che brutto canale, mamma mia. Filù, scusa. Si è infrantumato l'avreccio, prego, riesci. Oh, scusa, Filù, volevo dire così, per sbaglia. Se fosse venuto lì in casa, a cascinarina che stavo un coppo d'occhi. Per chi mi avete pigliato? E che sta qua? Guardate, provvisto. E come è capitato? Sarà stata una distrazione. E che è perché questa distrazione da tutta la 6-10 in depozio reale, capito? Persecuzione politica. Ma con le mie preferenze per la monarchia. Come no, stiamo parlando con il principe Callesti. Ah, va bene, quel cielo è fuori. Buona giornata. E che ha uscito, uscendo, la porta era in vetta, bussata a Vincenzo e fatela entrare. Vincenzo, la porta è sempre aperta, Perché? Travestiti? Sì, Vincenzo, a noi c'è cordialmente antipatico. Ah, e a noi chi? A tutti quelli che vanno bene a Liborio. E se Liborio sapete... Ma guarda sapete, niente. E che va bene, sfollare. E che chiunate, che schierate stamattina. Domenica è sempre domenica. Buona mattina, buongiorno. Ah no. Buona mattina, io ho detto buongiorno. E io ho risposto. Ah, questo in cinese significa buongiorno. Nuovo sandwich. Due papà. E un bollo in galantina intero. Ma dale, sono io il tuo pollastro. Guarda. E tu sbagli ad animare. Tu non sei un pollastro. E che so? Si non porca! Oh, e perché ne? Ti sei fatto male? E vai dall'infermiera al terzo piano, quello ti metti il bassimo miracolo, sti guarisce! E perché fai anzipato? Buongiorno, Fiore. Allora, quattro marroni glacé, uno schiattato, rimano poco, ecco qua. Cinque bignate alla crema e c'è la staccata cosa. Allora, una bottiglia di whisky o quasi mezza intera, eccola qua. Alitta Liborio che per questa roba non vuole meno di 5.000 lire. Ehi, è quello tuo marito è pazzo. Hai detto una pazzia, forte ne... E come te lo dì? Mi fumea! Ah, che è successo? Niente, più a lei non è successo niente. Chi lei è Vincenzo che può sapere se deve andare a vendere la roba di ieri sera pure a Pompei. Sì, signora, a piedi deve andare a Pompei per vendere questa roba. Una se andiamo per una potenza piano, da non c'è, andiamo a bello. Che ore? Che ore mi ha un momento il picciò su disco, sì! Avanti, la porta è aperta! Buongiorno, ultime notizie! L'assessore all'igiene sorprende la moglie col sindaco e se ne lava le mani. Gli impiegati hanno avuto l'aumento delle tattenute, non la manda lei a voi. Buongiorno a te, Magda, che scritto? È solo la signora Caterina, me l'ha ordinata ieri sera. Ah, Caterina, sono arrivati i giornali! Ultime notizie! Il sindaco ha regalato una fontana sui strati! Che ora è tutto su disco? Caterina, i giornali? Mamma, non parlo, si è svegliata ancora. E che ne faccio, Fiore? Ma stamattina non deve andare a lavorare. Fiore, ma che cuore, perché non ce l'ho a chiedere a Is? Papà lo fa via colere, vabbè. Ma ve lo dovete scusare. Quello è fatto a modo suo, è un poeta. Certo, è un poeta, noi dobbiamo capire. E io invece non lo capisco perché sono un ignorante. La saccio poi una canzone. All'alba vincerò. Eppure Cristo saccio poi.
successone. C'era un pubblico elegantissimo e poi attentissimo. Applausi a scena aperta, bravi, bis, siete chiamate. E quel sipario che si chiudeva, si apriva, si chiudeva, si apriva. Caterina, dopo lo spettacolo sei andata a vedere la Filippo. Ah, non ci ho pensato proprio. Non ci ho pensato. Quelli sono 5 giorni e 5 notti che ballo una continuazione. Può avere bisogno di qualcosa. Ah. E quando quello è così cretino da voler partecipare alle maratone di danza, è peggio per lui, peggio. Se lo viene a sapere papà, sai come sarà? Se lo viene a sapere tuo padre è medico e se sta zitta. E che ringrazia Dio che almeno il figlio cerca di fare qualcosa per guadagnare un po' di soldi. Ma che stai leggendo? Nene, sentite cosa scrive Luigi Fantoni, che è un critico severissimo, sentite. Un lavoro profondamente umano, in cui la lucinante interiorità dei personaggi crea un'atmosfera che prende il pubblico sin dalle prime battute. Deve essere bella assai. Già, Caterina, mi portate qualche sera di queste con voi? Vedremo, lo chiederò al direttore. È che la tesoro teatro ci manca, tanto ci stai poco con la testa fra le nuvole. Ma che faccio di male, scusate? Niente, figlia Mini, ma devi sapere che seppure uno fa suonare un disco, una bella canzone, la situazione non cagna, non è... Sempre rintanacata vecchia stai, perciò è inutile che sogni a occhi aperti aspetti il principe azzurro. Puoi sapere che non te lo faccio io. Andiamo, Fabrizia. Papà dice che è bello aspettare. Dice che l'attesa è come l'oasi nel deserto della Ma è bella, ha parlato Benedetto in croce, guarda. già, me l'hai scordato. Che se a casa è tutto gente illustre. Tuo padre aspetta che il mondo riconosca che lui è un grand'uomo e intanto dorme. Tuo fratello aspetta che abbattano le frontiere e intanto balla. Tu aspetti il principe azzurro e intanto suoni. E poi? E io aspetterò un po'. Lascia tutto qua, e me la va. E me la abbiamo fatto, va, Questa credenza può mai sapere. Può darsi che è il paggio del principe azzurro che ti porta un messaggio d'amore. Ho portato la carta igienica. Ah, bravo, Fiorella, queste sono due dozzine, vanno bene per questa settimana? Ah, io penso proprio di sì. Aspetta, ma lo spettacolo ha avuto un grande successo. Fa una cosa, portamene un'altra mezza dozzina. Vabbè, vado a fare prima le altre servizie e poi ritorno allora. Va bene, va bene. Ah, ricordati soda, criolina e pure l'acido muriatico. Sì, poi se l'hai avuto la profumeria, signore, la caveri. Ma tutta questa bella roba perché non te la fai portare nei gabinetti del teatro? Ah, non mi fido troppo. Ne sparisce sempre qualche rotolo. Sì, che lo guadagni già, sai, lo vedi. Ma mi dimenticavo. Oggi è il turno mio per le pulizie a teatro. Speriamo che non ho fatto tardi. Fiore, belle ragazzi, vuoi andare a vedere che ore sono così a scegliere? E non che ti muovi, tanto la sveglia è andata in villeggiatura, ce l'ha portata ieri tuo fratello. Sabignorata sveglia, bella cosa, neanche più l'ora possiamo sapere. Te ne vado dell'argina, la spalummata a poca volta. Si viene un bell'uomo che amo, scusa. Perché se non ci sta la regola? E io più credina che ci rimango in questa casa. Io che potrei fare veramente la signora, perché sono l'unica ad avere una posizione. Ha parlato la contessina e tu mi stufi. E intanto ricordatevi che se vi sedete a tavola ogni giorno lo dovete a me, alla contessa tu mi stufi. Buongiorno donne, ho dischiuso le porte. E saluto a tutti. Abbiamo iniziato la giornata con le volgarità. Vedi Maddalena, tu sei essenzialmente una donna selvaggia e primitiva. E guai a cercare di raffinarti lì. Perderesti gran parte della tua personalità, perciò adesso quello che sono i cresci pasci. Però vedi a volte la tua primordialità a cazzotti con la tua moderna. E non mi spiego. Quando poco fa per fare una cosa, grazie a Dio, ho detto donne, ho dischiuso le palpebre. Subito mi hai risposto, è stato di già Non si sa più, mia cara. È un'espressione antiquata e prettamente locale, per cui una volta usciti fuori dalla cinta daziaria della campagna. E nessuno la capisce più. E tu devi andare a battuti, capito? È venuto. Je fin. Papà, buongiorno. Buongiorno, cara fiorella, delicata fiore di serra sbocciata in questa siepe di roba. Fate retro e mi pungete. Voi siete due cespugli di spina. Donne, stanotte un riflettore. E come hai fatto? Tu non sapevi che la mano è. Gustavo, ma meditavo.
Che hai meditato? Bello è il destino di colui il quale, pur essendo dotato di ingegno superiore, riesce a vivere come me nell'oscurità. Mm. E tu continua a non bava la luce, che qua nell'oscurità ci rimaniamo tutti quanti. Tu sei una sorella, tu sei una Caina! E tu sei la cainata della Caina. Poi, lo sapevo, storto morto c'ha già da si tempo pure. Allora, papà, come va la pittura? Va? Bene. Ieri ho colorato 400 cartoline. Aspito, mi capite? Ha colorato 400 cartoline, bravo, bravo. Pariamo? 800 lire. Qui! Ha guadagnato 800 lire. Mi raccomando, conserva tutto, non togliendo a nessuno. Papà, papà, si è figlia. Vabbè, non mi preoccupare, tanto non ne ho ancora avuto. Ah. Che peccato, stamattina mi servivano giusto 500 lire. E vabbè, e Filippo, il mio figliolo, dove sta? Balla! Sta ballando su. Sì. Come ne sono 5 giorni e 5 notti che balla in continuazione? Sono 5 giorni e 5 notti che balla in continuazione? Una maratona di danza! Con quei miei! Ma che sono così pazze! Oh, che amara disillusione! E pensare che sognavo di farne un grande avvocato! E come facevo l'avvocato? Si doppa la terza elementare o mannasta per la segatura che l'hanno mai dita? E io perciò ho detto sognavo! Ma è sogno, sogno! Che dico di giornata della prima di ieri sera? Ah, è stato un vero trionfo! Vittorio Gassman ha incantato tutti! Ma cominciamo una cosa con sto Gassman! No, no, quello deve essere proprio vero! Anche perché quando c'era lui in scena da me non si è vista anima viva! E chi c'ha secca? Evidentemente le persone che erano presenti al teatro in quel momento non avevano bisogno della tua opera! E questi che sono spaghetti? No, è carta igienica! E li lavi! Ma metta! E tu mi piace la colazione, c'è sta roba coppata! E prima si apre lì, prima si apre lì! Ha incantato, Gassman ha incantato. Di come va la presta a incantare questi grandi artisti? Voglio vedere se li devi dare tavole del palcoscenico, li mette davanti alla mura realtà di un mercatino e non si perdono, si smarriscono. E mo vaga così. Mo vaga così perché non voglio rispondere, babbo. Parla di Gassman. Come se tu fossi all'altezza di parlare di Gassman. Ma va te, non voglio proprio sempre, va. E dentro al latte che ci mettiamo? Confetti. Indubbiamente per sostituire lo zucchero vanno bene, ma dico da masticare. La mandorla dei confetti. Ma adesso grassa. E beh, non ho capito, io ieri sera ho portato quasi 3 kg di roba, è sparito tutto, è sparito. Ma non è che è sparito, ce l'ho dato a Vincenzo per farlo andare a vendere. Guardate, non ci potevo dare i confetti, ti tenevi qualche pasticcino con me, poi mi fa fare colazione. Ah, Ribo, i confetti non li vuole più nessuno. E me li devo mangiare io ho bisogno di vitamine, di calorie, già fatica. Mamma, ci mangio, ma come si marisce lui che è la vita, che ti ha mandato a furia e pulata, babà e sandwich. Ah, e il tuo cuglio è fiero di casetto. Ricordati, donna, che nel sacrificio si tempra la famiglia. Ha parlato Giosuè Carduccio. Carduccio, ignorante, Carduccio. Ehi, li sono pure ignorante, ma a casa non fosse più vincente che ci va bene la roba, rindassa a casa, a spese, non si facesse mai. Senti, Maddalena, ha messo fatto di Vincenzo per sta cominciare a scocciare pure. E ti proibisco di fare questi accostamenti irriverenti nei miei confronti. Ogni cosa Vincenzo sopra, Vincenzo sotto. Ah, zitti, cane, mi si ministro negli inferni in casa mia. E guarda, ti avverto subito, guarda, ti avverto che io questo Vincenzo non lo voglio vedere più gironzolare in casa. Oh, io lo pago per la distanza che abbiamo frigo per piazzare Roma. Sì, va. E meglio che me ne vago, meglio che me ne vago, sì. Donne, per cortesia, qualcuno mi sa dire l'orario? Ehi, pensi che senza un rilorgio manco Guglielmo Marconi poteva sapere che ora era. Giusto, bravo, hai indovinato, l'ho messo a sanare. Sai che cosa diceva il filosofo? Ignora il tempo e rimarrà sempre giovane. E saluto, ciao! Taci, vai assa! L'altro mondo. Ma mi sembra di rivivere il dramma di ieri sera. Perché? Perché? Per impedire alla contessina Susanna di raggiungere il suo amato barone Goffredo, le sottraggono i gioielli. E a me è successo da... Ecco. Caterina, mi dispiace, sono occupato con farette e gioielli.
E se deve poco fare tre gioielli se vanno orca. Mi sono sparite le scarpe nuove. Sapete chi se le prende? E anche di questo devi parlare con il tuo amato fratello. Oh, bravo! E Molly Boris mette le scarpe da donna, sì! No, le sue latte se Filippo prenderà a ballare. E lui si è messo lì. No, signor, no. Ce l'ha portata la moglie di Don Salvatore che gliel'ha dato un paio del figlio un poco più sportivo. Insomma, è stato un passaggio in mano. È stato un passaggio in mira. Ma vedete, se si può andare avanti così, quella poco a poco si sta spogliando. In un mese si è presa la maglietta di lana rossa che gli prestai quando era raffreddato e non me l'ha più restituita. S'ha venuta la valigia mia per comprarsi le decorazioni cecoslovacche. Ma tu le pure scarpe? Ma tu li mi arrivava? Ma dove li mi arrivava? Non ho pigliato cosa. Quella è tutta roba che serve a papà per il suo lavoro. Ecco qua, avete visto? Non la mandata lei, solo tre numeri all'otto, non indovina. Che significa? Significa che quello che ho detto, quello è io, se li buoni patroni 5.000 per queste cose. Oltre a quelle cose, delle pure le pigne in testa. Ma moderate i tecnici, ma come vi permettete? Come vi permette, scusate, io ho girato mezza Napoli e nessuno lavora questa roba. E se lo da un bel palato a vendere di Maria la vuole comprare, e non vuole dare più di 3.400 lire. 3.400 lire, tutto su poche grazie di maestro. Ma io so, lo sapevo che neanche oggi possa avere 1.000 lire per comprarmi un paio di calze. Ma dalle 1.000 lire me le faccio per stare lì e te le compro io le calze. Ma dopo, ma chi ti ha interrogato? E le calze le compri a quella befana col camice bianco, hai capito? Ma già, quella è tutta quella che tieni. No, ma bella, che cagamma fa? Insomma, che c'è fa questa roba? Ma che resta? Ma c'è... aspetta un attimo, Riborio! Riborio! Che è successo? Che è successo? Che abbiamo detto la notte, dovevo urlare come tante santraglie! Vieni, vieni, che sta vincendo, che non ci manderà più 3.400 lire. Che cosa? Oh, ve lo giuro, Don Libo, non ho più 3.400 lire, ma avessi una cipolla. Sentite, signor Vincenzo, a prescindere dal fatto che voi mi state cordialmente antipatico e che girate soverchiamente in casa mia, e vi avverto, e se mi accorgo che voi frequentate questa casa in mia assenza, mi me ne faccio a godere la parte del tacco della piazza in testa. A prescindere, dicevo, piuttosto che cedere la mia roba per 3.400 lire vuol dire che la prendo e la scavento dalla finestra, potete vedere? Ecco quelle porte che la roba è opposta. Volete vedere? Voglio vedere, Volete vedere che non siete andati al ristorante delle quattro stagioni? Volete vedere che ci sono andati alla poco che vi chiamano a calcio perché tenevano ancora il fagiano della settimana passata? E da Donnis Sozzoso ci siete stato? Sì, signore, è stata arrestata io. E da Vincenzo a Ponte di Tappia ci siete andato? Certamente, sul ospedale perché mi hanno annunciato. Dico, bella cliente, guardatemi, ma... Tenzio, se avversiva, vergogna, tra la dita. E da Montette, alla taverna di Mare Chiaro, ci siete andato? E come no, è proprio lui che vuole dare non più di 3.400 lire. Guardate che combinazione, proprio Don Peppe alla taverna di Mare Chiaro, è vero. E voi quanto mi mettete in tasca, eh? Io? Allora vado a chiamare meglio. Vuole sapere perché l'ho preso? Vabbè, ve lo dico subito, per cortesia, Caterina, porto fiore alla città che devo parlare a quattro occhi con Maddalena e questo individuo. Vieni, bella ragazzi, ti racconto il dramma di ieri se a questi ci facciamo una bella chiamata. Maddalena, vuoi sapere perché questo signore è cordialmente antipatico, è vero? Io te lo dico, già, perché voi credete che io non mi sia accorto di niente, è vero? Ma io faccio finta per qui a vivere! La gente dice che io filosofeggio, che io ho la testa tra le nuvole, vero Maddalena? No, vero, le Se mi guardo Maddalena, un do piglia colle, vero? Io mi piglio colle? Lippo, ma si dite che sono contenta, che almeno ti vedi che ha voluto dire un sangue in te bene, che hai una reazione a me! E allora dovete sapere perché questo individuo frequenta questa casa? Allora non e io ve lo dico, perché questi individui hanno messo gli occhi su nostra figlia Fiorella! Di come fatto la rebra? Cioè, Caterina, vieni, la quarantena è finita! Insomma, che c'è fa questa roba? Non li puoi fare presto, ma c'è il... Come te fai presto? Che credete io questa roba la vado a rubare, sì? Fa buia, sorvoliamo, non li può! Sorvoliamo, restiamo per terra a piedi, a piedi pari! Io questa roba me la guadagno, me la sugo, me la stento! Questo è il compenso involontariamente elargito alla mia professione di invitato, ecco. Ah, non ho capito, Don Libo, e poi questo me l'ha chiamato professione? Perché pezzo di imbecille, non è una professione la mia, no? Riuscite ad accodarsi ad un matrimonio senza essere stato invitato, eh? Per far credere allo sposo di essere stato invitato dalla sposa e viceversa, riuscire simpatica a tutti quanti, amici parenti invitati, e nel frattempo schiaffarsi dolce e cibare nelle tasche della marsina, che cos'è? Non è una professione la mia, no?
E quando mi devo imbattere da fare a fare con scrittori letterari, cultori! Ma che credete? E sia facile parlare degli influssi del Medio Oriente, della politica mediterranea, e nel frattempo scattarsi due bottiglie con gli acri delle calde della Marsina, che cos'è? Questa non è una professione, no? Ma scusate, non ripò, ma voi queste non ve lo dobbiamo rubare! Ma non ti permettere più di pronunciare questa frase nella mia regna lingua! Ruba i capelli, fai una pressa dei libri, tu mi rubare, sì! Vergogna, non lo dire più perché c'è tutta la cena guerrera, ma mangio tutte quelle che tieni! Ecco, maglione, il sacrificio per la verità! Ya, avanti a chi ruba! Ma come a chi rubata? A padrone di casa, quello che dà ricevi vendo, no? Eh no, mi dispiace, perché i nocci e le cibarie, il padrone di casa, mette a disposizione degli invitati, i quali hanno il dovere di onorare l'offerta! Eh sì, signore, ma l'invitato per se procurare le cibarie, non ci farà mai la figura, caro Liborio! Giusto, giustissimo! Invitato! Ma io non sono stato invitato da nessuno! Ecco mi invitate se non mi invito da me, per poi non parlare delle spese generali che sono costretto a sostenere. Ah, diciamo. Ma pure le spese generali, comunque non mi piace fare questa roba, mannaggia io. E che volete fare? Una vatta di benzina, mi brucerei. Cioè, che volete fare? Guarda, sono ridatto la vita, va. Va, fa una cosa, porto questa roba, portami 3.400 lire, perché se no si mangia, va. Io lo sapevo, ecco poi. Donne, io vado al patrimonio, c'è l'entrare i rossetti, badate bene che alle 11 sarò di ritorno. E a dove vado, ripo? Quello sono quasi le 11. Buona giornata. Come sono quasi, come sono quasi. E che guardi a fare a me? La sveglia l'hai pignorata tu? Come ti sei abbruti? Guarda che fine ha fatto la sorella di un artista, guarda. Tutto stracci, mappine e creolino, solo questo, capisci tu? Ripo. Libo, tu hai affaticato, ti ha tu una fatica, un muratore, scupatore, che le do buono, ma va affaticato! Ah, ma mamma dice per il vostro bene! Tu come fremla, figlio mio! Magari sciopero nel film, nel caso. Fatico, vicino all'artista, fatico. Ma voi non immaginate, già con quello parte, che ha andato coppia e spalle e faceva Silvia, rimembri ancora! Liborio! Rimembri ancora, ti saltava tuo padrone in casa! Ecco qua, il ritratto dell'ignoranza, ecco qua, tu e mia sorella vicina e tutta a tua l'articina che è creolina. Lo sapete che vi dico? Che gli dèi non mi hanno voluto far distrarre in questa fatidica giornata! Ok, ha detto che oggi sarà una grande giornata. Ah, e vengo a mettere la coperta di sete fuori al barco. Taci, cavernicola, a suo tempo saprai. Donne, vado a cambiare il mio aspetto mondano. A proposito di Vincenzo, Maddalena, parliamoci chiaramente. Io ho capito fin troppo bene perché Vincenzo sta sempre azzeccato il cangoppo. Che hai capito? Vincenzo ha pigliato una brutta fissazione. Per me. Sindaci. Ma è un uomo che mi fa un po' senso, ecco. Per esempio dici che con l'infermiere capita. No signora, che le esse che te ne faccio del corno vecchio. Che la befana so fai sempre a casa sua. Ogni scusa è buona, Vincenzo di qua, Vincenzo di là. Che la befana. Beh, esagerata befana, perché poi? Non so quanti anni potrà avere. Più o meno la tua età. Ti pareva di 1000 anni che riuscivo sta frase, eh? Però, guarda che lino, è senza greppiera. È permesso? Chi è? È permesso? Buongiorno, donna Maddalena, donna Caterina, vi ho portato la ripa, buongiorno, ecco il nonno. Oh nonno. Oh nonno, che ne sai? Ma tu dici il nonno senza sapere a chi è il nonno. Me l'ha ordinato ieri sera il ritorno, ha detto Piru per domani mattina alle 11 portami il nonno e l'ha giunto. E da dove l'hai preso? Da sotto le macerie di Mortapino. No, chi sei nato un giusto che sta combinando il tuo egregio cugino. Piru! Piruscio, l'hai portato. Oh, ma chi sa chi è il nonno? Voi dovete fare silenzio e parlare solamente quando sarete interrogati. Tutto rientra nei miei piani prestabiliti. Allora ti ho seguito bene, Libò? Sì, sì, questo è il nonno. È al di fuori che le tue befane, questo è l'unico vecchio che sta in questa casa. Se permetti, Simeone Bersagliere, ai tuoi comandi. Caro Don Simeone, i miei rispetti. È paralitico, 84enne, artritico, diabetico, asmatico, sclerotico, completamente rimbambito. E chi se lo e dimmi una cosa, è orfano? Sì, o padre e mamma sono morti in mese scorso. Io scherzavo. Libò, mi rendo dice che stai combinando. Ma non ho capito bene,
questo deve rimanere qua. Vi ho detto che dovete fare silenzio e parlare solamente quando sarete interrogate. Avanti a dire, quindi, basta che ci mettiamo la caramella in bocca, vai. Poi 4K, oppide, è tutto basta. Questo è un fenomeno veramente. Allora ti ho sentito bene. Oddio, l'avrei preferito un poco più, più cadaverico, artritico, reumatico. Ma come, 84enne, artritico, diabetico, asmatico, sclerotico. Chris, ti può morire pure in casa. Ma non mi illudo, non mi illudo. Piuttosto questo cappello, sfruttare l'elemento patriottico mi sembra un mezzo da witty. Leviamo ogni cappello. Ah, per carità, per carità. Se ci togliamo il cappello, voi si mette a piangere. Ah, dici le sciocchezze che vuoi vedere. Via, fammi vedere. E piangi pure con la caramella in bocca. Non canta ma piange. E senza caramella? Piange e canta. Questo è un fenomeno, brava. E dimmi una cosa, quando me lo metti? Oh, che sei asciutto pazzo accanto a vecchio. No, ma io vecchio paralitico di già faccio un motetto. Non raggiungo. No, tu non te ne vai. Tu dici, no, il pistone se punto io, pure il crisno. Sì, ma la roba lo spizzo, sta mattina. Scusate, come facciamo a ospitarlo qui se non c'entriamo nemmeno nulla? Oh, ma hai capito bene a papà? Mica lo dobbiamo ospitare, io l'ho affittato per 3-4 ore. Affittato? Te l'hai affittato? E l'ha già affittato. Già, io come un nuovo nonno! Quello è il pane quotidiano di fiducia, sono lì. E dimmi una cosa, a quanto me lo metti? Per 4 ore a 300 lire all'ora, 3 per 4, 12 sono 1200 lire. 1200 lire, 4 ore l'ora, figo, è troppo caro. Ma una secca, tiene, vabbè, vorrei perché sei tu, facciamo 1000 lire. 1000 lire? Ah, è Vittorio Casmano, figo. Ah, lì, ma c'è solo il trasporto, il caramello. C'è anche il trasporto. E vabbè, mi hai trattato davvero amico. Certamente. E dimmi una cosa, preferisci contanti sabato o confetti subito? No, contanti subito. L'avevo pensato. Per cortesia, Maddalena, mi puoi prestare 1000 lire? Vado a fare un attimo a mangiare e poi te porto. Siamo privati, non sai dire in questo momento non ho disponibilità, no? Perché tu non sai, no? Ma se devi fare tu lo stai agendo, come ti dicevo prima, purtroppo devi tornare sabato. Non ho liquidi. Vabbè, almeno un bicchiere di vino. Filo, ti ho detto no, non liquido, vado con lui. Come non detto, Libori, come non detto, qua stanno i caramelli, mi raccomando no. Buona giornata, buona giornata. Voglio sapere cosa mangio una romana su frutti e caramelli. No, voglio sapere, ma modo che stai combinando. Allora, qual è questa genialissima impresa? Genialissima e redditizia, però mi dovete stare ad ascoltare, perché purtroppo avrò bisogno della vostra collaborazione. Tutto si deve svolgere secondo metodo e disciplina. Ah, ma con sbattere mille. Altro che mille! Ma si parlo di 20-30.000 lire! Come? 20-30.000 lire? Spiega! E se ci sapete fare pure di più! Ma dove parla? Sedete! Come voi sapete, io ieri sera mi sono recato ai festeggiamenti del primo centro dei conti Pallanzani Merla. Mentre conversavo con questi nobili signori, ci fu chi propose di fare un brindisi per augurare al nascituro gioia e felicità. Pregato, anzi pressato da questi nobili signori, anch'io dovetti fare il mio buon pistolotto. E partì più o meno con queste parole. Oh, non apro la caramella. E questi si succhiano, non si ingoiano. Oh no, queste si succhiano, non si ingoiano. Piano piano. È bello, non ne ha. Allora, alzai il calice e con quell'austerità che mi contraddistingue dissi: signori, la vera gioia sta nel trasfondere ad altri la gioia e la felicità che oggi pervade i vostri cuori. Perciò, in questo giorno solenne, io propongo di dare vita ad un comitato benefico che abbia l'umano compito di portare un sorriso di gioia e di felicità sui volti emaciati della povera gente che vive nell'indigenza e nel dolore. A questo punto ci fu uno scroscio di applausi. I nobili si entusiasmarono e lì per l'inquadro e 4-8 costituimmo il comitato. Tu fai parte del comitato? Faccio parte. Io sono il membro promotore. Ma anche a paragino là. Qui abbiamo stabilito tutto. Pure la prima famiglia che vive nell'indigenza e nel dolore. Ma qual è? Uguale a nostro, no? La nostra. Scusate, perché noi non viviamo nell'indigenza? Viviamo nell'indigenza. Non viviamo nel dolore? Viviamo nel dolore. E allora, scusate.
capito, ma che cosa dovevo fare? Devo dare il nominativo di un'altra famiglia che semmai nemmeno conosco. Mandalei, io ho due grandi responsabilità. Innanzitutto quello di mandare avanti la baracca e poi quella del membro fondatore. Papà, ma lo potevi fare? Lo dovevo fare, bella papà, ma non lo vedi lo stato in cui viviamo, hai capito? Dipende solo da tu, giustamente, in realtà lo hai il grosso assai. Secondo me, mai come questa volta, Liborio ha avuto proprio una buona idea. Bravo, sorella mia, bravo, solo tu mi capisci, sangue del mio sangue, tu e questa coglia di niente, non capisci. E ora vedrete, guardate, vengono questi nomi qua, che idea che ha avuto Liborio. Ma come, i nomi vengono qua? E si capisce, per accertarsi, per poi commuoversi e far ritornare sui vostri ultimi baciati la gioia e la felicità, hai capito? Se ti trovano qua? Mi devono trovare qua, perché io come membro promotore sono venuto qui per accertarmi, hai capito? E mi dovete baciare, dobbiamo preparare l'ambiente, non deve trasparire nessun segno di ricchezza in questa casa. Ma papà, vado a lasciare forte la piede. Quando ti amati quando fai questo spirito lazzinato, piuttosto dai quadri dal muro. Quadro, che le due trosse chiamo quadro, ma che si chiamano qua? Chi chiamo qua? Vieni qua, vieni qua, eh. Io questo tavolo, mettiamo qua. Ecco qua, mettiamolo qua. Lorella, bella papà, riempi di lucramo, perché in caso di povera gente non so canta e non so sole. L'alluminio in cucina, quello è un segno di ricchezza. Non è un buon momento, metti in mercato queste serie qua in mezzo, stanno sempre in piedi. E le padre da mezzo. Prendi la testa tra le mani per la disperazione e spegni l'occhio per l'angoscia. Una cosa a volta, Libò, aspetta. Ah, ci parla francese con questo. Prendi la testa tra le mani per la disperazione e spegni l'occhio per l'angoscia. L'occhio non deve significare niente, l'occhio. Fare? Un po'. È troppo assai, ma non ci vino un po'. Che se non può fare niente, fatto per lì, guarda qua, quella sta troppo colorita. Questa mangia troppo, mangia. Una cosa, ma metti un po' di farina in faccia. Ma già, ma non teneva la farina, ma metteva in faccia. Ne faceva con cipollina. Però guarda come ci sta bene, guarda come fa effetti, non in caso di povera gente, ma mangia a letto. Solo che dentro la letto ci vorrebbe una malata. Una malata che sta per morire, che prova a fare la giovane. E qui fa sempre effetto una bella malata, gente. Sì. Cateri, tu oggi sei ammalata. Io? No, io devo andare a teatro a fare il teatro. No, Liborio, mai mi metto paura. Ma non ti preoccupare, ma stai commentando brutto. Non ti preoccupare. Liborio, io ho una posizione verticale, poi devi assumere orizzontale. Ma magari già. Ah, sì, è il corso. Ci vuoi giù le capite e fammi. Ma faccio brutto, come me faccio? Impossibile. Papà, che devo fare? Tu sei troppo bella, papà, fa una cosa, va, vattene in camera mia se vuoi, ti chiamo. Però guarda come si è delineato bene il padre, guarda, padre paralitico, figlia moribonda, sposa in angoscia. Voi non parlate, piangete solamente, qualsiasi cosa, state zitti, parlo solo io, voi piangete. Aspetta. 10 anni. Avanti! Non mangia la 7 ore, ma la caccia tutti per la voce. La voce è fredda così. Avanti! Avrà la procurata che è commozione. E carina, pure so con la guarda adesso, scusa. No, Marcella, vieni qua. Ma che sto uscendo? Ma c'è, questa carta igienica va bene, usate la carta igienica, è malattina. Ma che disgrazia, ma quello a quarto della pasta va così bene. Povera signora Caterina, così mi può fare. Così? Così? Mi sto prendendo! Buongiorno!
Ciao baronetto! Proprietario in carne e ossa. Sì. Originali, originali. Sì, vi potete avvicinare, però io le mani in bocca non le metterei, sempre carnivori sono. Oh, siete arrivato prima di noi, commendatore? Sì, da pochi minuti. E già ho avuto modo di commuovermi nel vedere le tristi condizioni in cui vive questa povera gente. Guardate che tristezza, che dolore. E vedo che anche lei ha voluto portare un nome personale, diciamo ex commendatore. E che cosa avete portato? Niente di particolare, un piccolo omaggio per i momenti di maggiore bisogno. Sì. E guardate che tristezza, guardate, padre paralitico, figlia moribonda, sposa in angoscia. Prendete una donna, è tutta roba vostra, gioite, la metto qua, Ma lei lo sa che deve morire? Povera donna, oramai si è rassegnato. Buona donna, voi non vi dovete preoccupare che appena morite io vi faccio fare 5 messe da mio cugino Monsignore. 5 messe? Una messa sola, basta e avanza, non esageriamo. Non c'è cosa peggiore, malattia unita alla povertà. Ho fatto bene io, non volevo portare né cibo né indumenti. Che bella pensate, cavolo barone! Né cibo né indumenti! Sentiamo, che avete portato? Medicine, ma anche a base di vitamine, Invece di cibari... Medicine! Oh, già, ma loro si fregano molto, a quanto vedo, Figurando quando saranno contenti, ma pensate che hanno messo lì! E ditemi, buona donna, che cosa ha questa poveretta? Lasciate perdere, non rinnoviamo la piaga. Dice il buon samaritano, dona senza mai chiedere. E noi dobbiamo donare. Oh, oui, ma sarebbe utile sapere che malattia ha la poveretta per poterla aiutare meglio, no? Ma certo, lo facciamo per il bene suo. Va bene, vuol dire che chiameremo un medico di nostra fiducia. Oh, oui, d'accordo. E come vi sentite? Lasciatela perdere. Poverina, è epilettica. Forza, Maro, che ha avuto le 12 minuti che faceva una dana a te. E prendilo quel cappello. Ditemi, buona donna, vostro marito lavora, travaglia? Qui? Il marito è disoccupato, anzi mi hanno detto anche che è un ubriacone e mi hanno riferito che quando torna a casa picchia la moglie. E che fa adesso? Ha bisogno ogni tanto della caramella, eccola qua, la bella caramella. Ah, ho capito, questo deve essere un vecchio fascista. No, questo è un vecchio di bambino, sì. Ha contratto un trauma psichico sul fronte greco. Fronte greco? Delle guerre puniche vorrete dire, questo almeno 200 anni. No, quello è giovane, e che potere, massimo 90 anni, va. Beh, vogliamo stabilire la cifra che vogliamo lasciare. Io proporrei di dare. È possibile, date le circostanze. Io proporrei di dare un'occhiata all'appartamento, sa, per vedere le condizioni igieniche di questi proprietari. Sì, ma già l'ho data io un'occhiata, non vi fidate di me. No. Davvero, lo vorremmo visitare anche noi così per avere un'idea. Giusto. Allora iniziamo da questo lato. Ci spada? Ecco qua, questo è lo sgabuzzino. Qua dorme il povero padre paralitico, guardate, senza aria, senza luce, guardate. E non c'è nemmeno il letto? No, lui è paralitico, dorme sulla sedia. E dall'altra parte della casa che cosa c'è? Andiamo a vedere. Siamo? Dobbiamo constatare. Non ho capito, il nonno non si spoglia mai. No, purtroppo sta sempre qua, eternamente. E come si fa a spogliare? Non ha sentito la puzza. Veramente, un po' di puzza si sente, ha fatto la battuta. Uè, io mi sono scocciata di questa commedia. Qua mi sembra il terzo atto della signora delle camelle. Caterina, può che faccio l'entità, già lì c'ho peggio è passato. Pensa che sono 30.000 lire. 30.000 lire? Qui, ecco lei. Ma no, Caterina, ecco, non mi sei bene. Volete che mi chiami un dottore? Non mi guardate in queste condizioni, non sto mai apparecchiata. Guardate come si è accumulata, perché non si va così bene? Chi è chi sto? Non ci serve niente, poverata io. Non ci capite, questo deve essere un altro imbroglio di Dolly Bori, Non sono affari che vi riguardano, ve ne dovete andare, abbiamo visite. Sì. E dove le ricevete? Dentro a letto le visite. Ma che dite? Non ci capite, ma queste 3.400 lire le volete, quelle persone mi offrono di più. E si capisce, il bonus sta là dentro con certe persone, e si non veniate, si è scombinato l'affare. Ho capito. Adesso Don Libori gli amici ve li porta in casa. Uè, è comodo per me.
Guardate, ha avuto uno schiaffo. Che è successo? Che è successo? Sono intervenuto. Il marito è appena tornato e ha avuto uno schiaffo dalla moglie. Il marito? Ma quale marito? Quello non è il marito, scusate. Avete visto? È arrivato il marito! Lupus in fabula! Guardate, quello è il marito! Guardate che aria da criminale! Faccia la delinquente! Non si capisce bene, si è un uomo orangotango! Vergognatevi! Guardate in che stato avete ridotto questa povera famiglia! Agua famiglia! Avete visto? Rinnega la famiglia! Vergognatevi! Andate via! Tornare a casa solamente per picchiare quella buona donna di vostra moglie. Veramente, commendatore, onor della verità, è stata lei che ha picchiato lui. Ah. Appunto, appunto. Ma dove, appunto? Voi dite che è lui che picchia lei. Quando è ubriaco, quando non è ubriaco è lei che picchia lui. E va bene, andate via, altrimenti non vi beneficiamo. Ecco. Un momento, prego. Commendatore, ma voi in questo modo non fate altro che inasprire il disaccordo tra marito e moglie. No, ma questo qua se ne deve andare. Oh, ma no, il nostro compito è anche quello di portare la pace e l'armonia in famiglia, eh? Ho capito, ma lasciamolo andare via per così. No, un'opera buona non è mai venuta. No, avanti, chiedete scusa a vostra moglie. Signor, ma qua scusa, quello mandate gli schiaffi. Avete visto? Non vuole chiedere scuse. Per cortesia, mandiamolo via. Oh, ormai il fatto dello schiaffo è superato. Adesso vi date un bel bacetto e la pace fatta. No. Mi dispiace, ma non posso assistere a un simile sconcio in casa di povera gente. Ecco, mi dispiace di voi, signora Melive, che siete una persona di mondo, a permettere un simile sconcio in casa di povera gente, sbasucchiarsi così, oltretutto c'è anche una malata grave. Oh, ma la moribonda sarà felice di salire al cielo lasciando la pace e l'armonia in famiglia. Avanti, un bel bacione! Addirittura ora è diventato un bacione. Esagerazione. Andiamo, commendatore, che devo fare? Ma prego. È carino. E quello lo dice a me, capisci? No, e dico, voi mi autorizzate. E certo che il commendatore vi autorizza, quello non desidera altro che vedervi riappacificare. Io non desidero altro che di vedervi riappacificare. Allora io vado. Ma sì. Me l'ho detto, è cretino. Quello lo dice a me, lo dice. Donna Meli vuole così. Oh, merci beaucoup. Sia fatta la sua volontà. Merci. Per cortesia, ora passa perché non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo verificare, per cortesia, vogliamo vedere qual è la cifra che vogliamo lasciare a queste persone, eh? Ecco, bravo, mettiamoci qua perché non vorrei che quell'individuo ci facesse compito. Allora, commendatore, che facciamo? Verifichiamo, questi soldi li vogliamo dare. Scusate, che diamo? Bottone dei capi, sono forti. E voi che proponete, commendatore? Ah, io ho lasciato 50.000 lire. No, perché mi dica l'offerta? Bravo, vorrei dire che i nostri soldi li useremo per verificare qualcun altro. No. Cioè perché voi avete... No, io volevo dire, ho lasciato a casa 50.000 risi. Ma non vi preoccupate perché la mia cifra io vado con un assegno. Io cammino sempre con il libretto di scacco. E la cifra da raccogliere dovrebbe essere di quanto? Date le circostanze, diciamo 100.000 lire. Come? Un opolo benefico di 100.000 lire. Veramente a me sembra un po' troppe. E vabbè, facciamo 95. Sì. Facciamo 94. Sì. Facciamo 93! Ah, capito? Voi siete puri, no? No, qui non si tratta di avarizia, è che dare una tale somma a povera gente potrebbe fare più male che bene. Ho capito, ma questi devono mangiare, devono fare la spesa, che facciamo? Li chiamo a rate? Facciamo così, mettiamo 50.000 lire in una posta e non ne parliamo più. Allora facciamo così, va, nella parola mia, nella parola vostra, facciamo 60.000 lire e non serve a nessuno, eh? Veramente il comitato. Vabbè, un po' di sconto, guardate, capirete, guardate la situazione di questa famiglia, guardate, padre moribondo, figlia paralitica, sposa in angoscia, marito farabutto. Vogliamo dare il minimo di 60.000 lire. Va bene, io sono d'accordo. Va bene, io ovviamente sono d'accordo anch'io. Perfetto, allora, dunque, 60.000 diviso 4 fanno 15.000 lire a testa, eh? Però la vostra quota. No, se permettete, io dissento, sai? Guarda lei, lo statuto. Non ci dai sicuro. Vabbè, signor Ferro, non capito. Vuol dire che faccio un assegno a nome mio, a nome vostro, di 30.000 lì. Astenitevi. Eccola qua, la busta la diamo al marito e ce ne andiamo. Ancora, commendatore? L'euforia! Prendi, io non lo No, quello è un briacone, quello si va bene tutte 60.000 lì. Non sono davvero?
Facciamo una cosa, va. Allora questa somma la prendo io perché sono uscito di tasca senza spicci. Vuol dire che faccio un assegno, lo intesto alla moglie in angoscia per 60.000 lire. Buona donna, mi potete dire qual è il vostro nome? Lavanna. Oh, Lavanna. Ha capito subito la cosa per un'altra. Ma che lo capisci sempre una cosa per un'altra. Io ho detto il vostro nome, non il vostro cognome. Maddalena. Maddalena, bello, bello. Maddalena, bellissimo nome. Dunque, allora... intestiamo alla signora Maddalena Lavanna la cifra di lire 60. Mamma! Mamma! Roberto! Mamma, l'ho uccisa! Ma che cosa è successo? Mamma, ci sa! Ma che cosa stai dicendo? Devo calmati, calmati, ci sono qua io! Calmati! È successa una disgrazia, una cosa terribile. Roberto, per sbaglio, ha preso la mia pistola e credendo che fosse scarica, ha sparato un colpo contro la porta. Dietro la porta c'era Alessia. No, l'ho ucciso. Allora, se ne fosse fatto, se ne fosse ma non ci volevo! Calmati! Mi sento male! Una sedia! Mi sento male! Resta una sedia! Mi sento male! Mi sento male! Mi sento male! Il pacchetto che ho portato ci deve essere la cappola! Presto! Scusate, come membro promotore del comitato, se posso esservi utile in qualcosa? Grazie, commendatore, siete veramente molto gentile. Purtroppo il destino ci ha inferto un duro colpo. Adesso l'unica cosa da fare è cercare di portar via mio nipote. Giusto, giusto. Ma è morto veramente? Certo, l'ha colpito al cuore. Beh, certo, un muscolo delicato. E questo Alessio, ditemi una cosa, era un parente? No, era il cameriere di casa. Ah, vabbè, per carità, sempre una persona. Una persona. Ma non è chioccia. Questi sono i medicinali che avete portato. Ma questo non è il pacchetto mio, questo deve essere il pacchetto del commendatore. Ma non capisco, ma che razza di regali porta questo commendatore? Commendatore, scusate, mi vorrei capire. No, ma che ne so, mica sono di casa, domandate al nonno Bersaglieri. Ma come? Ma mi spieghi un attimo. Vabbè, ho capito, andate in fondo a destra. Ma no, non vedrai che trascorso la flagranza di reato non lo potranno più arrestare. Sì, ha ragione l'avvocato, trascorsa la flagranza non lo potranno più arrestare. L'importante adesso è cercare di nasconderlo. Sì, nasconderlo subito. Sì, nascondiamolo subito. Ma dove lo nasconderemo? Ma non ti preoccupare. Non vi preoccupate, dottor Vieni. Un posto si trova. Voglio dire che è solo una questione di prezzo. È solo una questione di prezzo. No, ma qualunque prezzo per mio figlio. Qualunque prezzo. Ma oui. Scusate, come membro promotore del comitato vorrei fare una proposta. Perché non lo nascondiamo qua? Ma come? Qua? Scusate, quale nascondiglio migliore di questo? Chi volete che venga a cercare un nobile in casa di povera gente? No, ma che dite? Ma che state dicendo? No, ma non perdiamo tempo, qui non sta bene. No, andiamo, subito. No, a me sembra una buona idea, Veramente, anche a me sembra un'ottima idea. Ma per carità, mamma, che state dicendo? Ma vedrai che un posto migliore lo troviamo. Qua non sta bene, guarda che c'è anche mamma. No, se per questa no, potete andare tranquillo, perché questa non è ammalata, io la conosco bene questa, io questa famiglia la conosco benissimo, l'ho beneficata un sacco di volte. È meglio che mi lasciate qui, non mi fate uscire, ho paura. Ma non dire sciocchezze, io non voglio assolutamente che tu rimanga in questa casa. E io invece sì. E la parola della mamma è sempre quella che conta, di mamma ce n'è una sola. Lasciamolo qua e poi si provvederà. Va bene, allora fate come volete, ma io insisto nel dire che state commettendo un grosso errore. Per favore, commendatore, grazie per tutto quello che fate per me e per mio figlio. Prego, ma non dovete ringraziare, vi dovete ringraziare questa famiglia che rischia la galera per voi. Certamente. E il miglior modo per ringraziarla è quella di lasciare della somma di denaro, l'automemmi. Assolutamente, io mi affido a voi completamente. Perfetto, mi interesso io di tutto. Tutto, commendatore, tutto, Va benissimo, visto che parlate di soldi, sa com'è, io andrei al circolo, mi aspettano. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Commendatore, ancora merci e arrivederci. Arrivederci, donna Verità. Non volete rimanere qui? Restiamo un altro poco vicino a Robertino. Ma io ovviamente il resto, siete voi che dovete andare, no?
Ah, no, 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 un momento, no. Io non me ne posso andare. Se me ne vado via io, qua che succede? Grazie ai commendatori avete fatto anche troppo, vi ringraziamo, non vi vogliamo trattenere. Ho capito, ma io dovrei verificare la somma da lasciare a questa povera gente. Ma per carità, ma non vedete che mio nipote è in preda a una crisi da shock nervoso? Vogliamo rimanere soli, per cortesia? Sì, sì, ma come membro promotore, scusate. Oh, ma insomma, ma siete insistente. Vi stiamo chiedendo di andar via e non volete andarvene. Insomma, questo non è nemmeno casa vostra. Ho capito, ma come membro promotore? Ancora? E insistete? E allora non capite? Allora diteglielo voi. Voi siete il padrone di casa, avete titolo e diritto a farlo. Dite al commendatore che andasse via. Un momento! Io non mi faccio mettere alla porta da un ubriacone come lui. Ma ubriacone o non ubriacone, è pur sempre il marito. Vabbè, sarà marito e marito, ma io non mi faccio mettere alla porta da un individuo ubriaco come quello là. No, caro commendatore, se ve ne volete andare, ci fate una cortesia. Ed è giusto. D'altra parte voi siete il marito e volete rimanere nel seno di vostra moglie. E va bene, va bene. Io me ne vado, Grazie. Mi raccomando, non lo così tu, che rende una preoccupazione. Grazie di tutto, donna Lili. I miei rispetti. Buonasera, buonasera. Commendatore! 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 Sì, commendatore, caramelle! Buone caramelle! Sì! Già perché quello senza caramelle mi fa una testa così! Sì, commendatore! Meno male che ci sono le caramelle! Eccola qua, una bella caramella! Sì, ecco! Soprattutto mi dispiace di avervi rubato il vostro angolino. È davvero grazioso. Strano che proprio voi lo trovate grazioso. Perché? Voi siete abituati a vivere in chissà che bella casa. Vi prego, non me la ricordate. Scusate, sono una sciocca. Mi volete aiutare a portare il tavolino? Volentieri, signorina. E come mai tante cartoline? È il mio lavoro, vedete? Ah, le dipingete voi? No, le colorisco semplicemente. Rosa e celeste. Sono due colori così belli. E nel dare un po' di colore a questi paesaggi, a questi luoghi, mi sembra di togliere un po' di grigio anche dalla mia vita. Mi sembra sciocco, vero? E perché sciocco? Forse perché sono sciocche tutte le cose che piacciono ad una ragazzetta come me, che è una più fantasticale per pensare. Ma questo non è un difetto. Eppure la mia madrigna mi rimproverà sempre per questo. Dice che le altre ragazze non sono sciocche come me. Beh, anche a me rimproverano di essere diverso dagli altri. Mia madre dice che sono strano. Forse ha anche ragione, certo, se fossi normale non avrei fatto quello che ho fatto e non sarei qui costretto a nascondermi. Voglio sentire una bella canzone, la mia preferita, anche perché ho solo questo disco. Su, dai, portami il tavolo. Fiore, che vuole la sugra mofana? Mamma, voleva sentirsi andato, suonato, chissà, la polizia! Non lo so, ci chiede tutto su cose. Ma fa la cosa, qua a compagnia la vita della ritassa, c'è la vapore di Cambres. Ehi, ma c'è? Vorrei essere una padella e arriva il messaggero. Ah, da voto, non ti ho chiesto nessun giornale. Messaggero, sono io il messaggero. La lettera. Beh,
Messaggio urgente di Livorno. Livorno sta Livorno. E sarà in edicola, sta accendendo tante di quelle candele che se non piovesse sarebbe fugato tutti i giornali. Buona grazie, mancella, grazie. Fiore, leggi, che c'è stato? Impossibilitata di entrare pubblicamente in casa mia, visto l'imprevisto precipitare degli eventi, dispongo quanto segue. Primo, segnalerò mi arrivo con un colpo lungo e due brevi battute alla porta. Secondo, a questo mio segnale il signorino Roberto dovrà essere accuratamente allontanato e nascosto, facendo balenare il pericolo della polizia. Terzo, Vincenzo faccia poco il pezzo e finga un'improvvisa partenza. Vistigio segui, gli vuole la mano. E c'era bisogno che la firmasse. Una lettera del genere solo tuo padre la poteva scrivere. Ma se la trovano qua, che figura ci facciamo? Lorena, tu uomo, io gliel'ho detto. Tieni 4.000 lire, vattene a dormire in un albergo. E invece no. Ma voi primate? Sì, ho avuto veramente paura, sapete, ho i nervi talmente tesi che basta una minima cosa. Ma stai tranquilla, che pensi? Sì, facciamo una cosa, vi prepariamo il letto, vi fate una bella dormita, così domani sarete una persona completamente nuova. Grazie. Oddio, ancora! No, figliola, barabbi! Ecco, amore, vi chiedo a fare pushivisti. Cattina, grazie. Ecco qua. Prego, accomodatevi. Ah, accomodatevi, signora Dorothea. Veramente io non conosco questa ragazza. Ma chi, Fiorella? No, quella è mia figlia Fiorella. Voi stamattina non l'avete vista perché non c'era. E mio figlio dov'è? Scusate, signora, mi chiuso il dolce sgabuzzino. Non stavo sì. E non sapendo chi bussava. Va. E mio nipote come sta? Sara, come stai? Tremendo, mamma, ci penso in continuazione. Oh, devi stare tranquillo, andrà tutto bene. Piuttosto, come ti trovi con questa famiglia? Mi trovo benissimo, sono delle persone così care. Oh, grazie, signora, grazie davvero. Ma è che noi facciamo soltanto il nostro dovere, signora. Grazie. Oddio, mamma, hanno bussato. Tranquillo. Bussato? Oh, sì. Tu senti bussare, Fiorella? Lo vedi, mamma, io vivo come un incubo. Te lo giuro che ho sentito bussare! Ma che incubo! Hanno bussato davvero, signora! Ma quei colpi... Stavo da porto! No, che lei... Sì, la signora a fianco che sbatta la pipa in faccia pure. Sì, No, signora, questi sono... Non sono... Stanno bussando davvero alla porta, non sono i colpi che dite voi. È la polizia! È la polizia! Va bene, la polizia! E vogliamo aprirla questa porta? No. Più tardi, che dite? No, invece ma è inutile, perché chi la moglie chi ha bussato? No, sicuramente se ne sarà già andato, sì, se si può vedere i passi di uno che sta uscendo andando per le scale, sì. Ancora? Signora mia, chi nasce quadra, non può morire tu. Adesso che sto scendendo un po'. Finalmente. E a me, ma che fai tu sui ruoli a bussare? Come la sole? Che è qua? Cara donna Amelie! Caro commendatore, come mai anche voi qui a quest'ora? Ero di passaggio, sì. Ah, stavo tornando a casa quando sono passato da queste parti e ho detto puoi andare a trovare quella famiglia? Cognome, scusi? La Manna. La Manna. Voglio andare a verificare le condizioni di Robertino. Mi sento un po' responsabile, in fin dei conti sono stato io a volere che rimanesse qui. Oh, troppo gentile, commendatore. Per carità. Commendatore, io avrei bisogno di chiedervi un favore. Sì, permettete. Prego. Ecco, però non interpretate male ciò che sto per dirvi. Per carità. Vedete, per tutto il tempo che Roberto dovrà rimanere in casa di questa brava gente, noi preferiremmo che non veniste troppo spesso a trovare i vostri beneficati. E voi capite, una persona di rango elevato come voi potrebbe creare dei sospetti. E la cosa certamente non è buona per Roberto, non so se mi spiego. Giustissimo. Solo che vorrei farvi osservare che io in effetti non è che vengo qui tutti i giorni. Sono venuto oggi per dare un'occhiata a Robertino. A proposito, dove sta il nostro simpatico latitante? Sta a ridere a San Zanzima a Fiorella. Ah, sei più assorto. Come dite? No, dicevo, sta bene, no? Oh sì, molto bene. Anzi, a proposito, vorrei sapere che compenso ha deciso di stabilire per questa famiglia. Sì, 10.000 lire, Come? Non avete capito? Oh, pardon, ero distratta. 15.000 lire. 15.000? È assai. Ma non pensavo molto di più in realtà. E vabbè,
se vogliamo aumentare un po' questa cifra. No, adesso non mi sembra delicato. In ultimo faremo un bel regalo a questa gentile signora. E ad ogni modo, commendatore, io oggi sono già stata qui. Io ho versato 20.000 lire. Avete fatto benissimo! Era il minimo. È cuore d'oro, donna Melini! È grande. Scusate, a chi l'avete versato? Oh, ma al marito, naturalmente. E avete fatto malissimo. Ma come quello è un ubriacone, quello si fa bere tutte 20.000 lire. Sapete che vi dico? Noi quelle 20.000 lire non le vediamo più. E a noi in fondo che cosa importa? A voi! Cioè, volevo dire, a me interessa come membro promotore del comitato che di tutto ciò ne tragga beneficio alla famiglia e non quell'ubriacone. Sentite, donna, vi rifacciamo così. La prossima volta che avete voglia di beneficare queste persone, astenetevi, eh? Lo dite a me, ci penserò io e poi con calma voi mi restituirete. Oh, sempre gentile, si vuole disturbare sempre come... Per carità, le cose o si fanno o non si fanno. Oh, oui, oui. Vogliamo andare un'occhiata a Robertino? Sì, eh? Andiamo a rendere omaggio a Robertino. Prego, prego, possiamo. Sì, prego, prego. Prego, prego. No, mi trattengo ancora un attimino, sì. Si trattiene, non è buono, Maddalena. Sì, signora, vostro marito è in casa. E non l'avete visto? Come sarebbe? No, non l'avete visto, per questo no. La cercate. Certo, sì, certo, sì. Devo parlargli urgentemente. Mo? Certo, è chiaro, andatelo a chiamare subito. Ma mo sta in camera sua. Beh, dove è il problema? Dove c'era la camera? Dall'altra parte del palazzo, andatelo a chiamare, urgente. Vabbè, mo me la vado a chiamare. Vici! Liborio! Libo! Gli avete chiamato? No, assolutamente no, come vedo. Come ho sentito dire di botto, commendatore, commendatore! No, ero io che chiamavo mio marito, sì. Liborio, Liborio! Cioè, perché il vostro marito non è andato ancora via, eh? No, sto qua io, stavo in camera, stavo riposando. Che io lì, addirittura in camera nuziale della moglie! Ma qui si stanno passando i limiti della decenza, del buon costume, qua siamo in piena orgia, siamo! Ma come dite, io non capisco perché vi arrabbiate tanto, cosa c'è di strano? Scusate, ma quell'individuo sta in maniche di camicia nella camera nuziale della moglie, che cosa ci trova di strano? Abbiate ma poi. Nella camera nuziale della moglie c'è sta pur nonno Simeone e ce l'avete fatto mettere voi, commendatore. Appunto, per riguardo a nonno Simeone. Commendatore, nella confusione della tragedia, donna Melidi, io non abbiamo avuto modo di prendere gli ultimi accordi con questa brava gente, quindi se permettete... Sì, vabbè, prendiamoli. No, e voi che c'entrate? Da soli a soli? Da soli a soli, Don Popò! Qui. Chi è questo Don Popò? Leopoldo, prego. Scusate, vi ho bezzeggiato. Chi me la dà sta confidenza? Non bezzeggiare. Vabbè, non vi bezzeggerò più, però io... Ecco, io come membro promotore del comitato devo verificare che il nonno Simeone abbia avuto la sua giusta sistemazione. E capite, quello è asmatico, bronchitico, paralitico. Può darsi che l'hanno messo dentro un paravento che non vede niente. Come sarebbe? Voglio dire, ha bisogno di aria, di luce. Ah. Buona donna! Vogliamo andare a vedere che cosa fanno il nonno Simeone. Ma gatta fa, gatti le vecchie paralitiche, gatta fa! Ma il nipote è giovane e si muove! Signor Lamanna, io avrei bisogno di parlarvi un momentino. Prego, ci vuole, sa come io. Ecco, è una questione piuttosto confidenziale che chiaramente deve rimanere tra voi e me. E non vi preoccupate, sarà una tomba. È una tomba. Ci siete andato abbastanza vicino, in effetti. Vedete, io avrei bisogno di nascondere, ma solo per questa notte, una persona a casa vostra. Un'altra? Qua, in casa mia? Sì. E chi sarebbe? Alessio. Alessio? Sì, Alessio, il cameriere. Ma quello è morto. Appunto. Non l'ho capito, Don Ivone. Voi volete far nascondere una persona morta da dopo qua in casa mia? No, lasciamo stare. Ma è solo per questa notte. Ho capito, ma se poi qualcuno lo viene a sapere. Ma no, chi volete che lo viene a sapere? Ho preso tutte le precauzioni. Io non ho capito, Don Ivone. Ma vi conviene proprio far sparire questa buona? Certo che mi conviene. Purtroppo sì, perché vedete, se denunciamo la scomparsa di Alessio, cominciano le indagini. E questa cosa non è certo buona per Roberto. Ma scusate, ma quella è stata una disgrazia. È una disgrazia. E come facciamo presto a parlare di disgrazie, disgrazie? Dovete sapere che Alessio e Roberto, qualche giorno fa, ebbero un alterco. Un alterco. Eh? Una discussione violenta. Ah, sì. Una discussione violenta. Poi si sa, il ragazzo è ipersensibile, emozionabile, fragile di nervi. Tant'è vero che
Io sto cercando di convincere la madre ad ottenere la sua interdizione. Sì, ma io non ho capito una cosa, dottor Lavo. Sì. Se questi uomini lo mandano, non lo trovano e poi lo trovano qua. No, ma non c'è nessun pericolo, no, no, no. Alessio non aveva parenti, non aveva nessuno. Alessio era Apolide. Che cos'era? Apolide. Un po' morire, guardate, un po' lo sapevo, che cosa? No, i fatti che tenevi i polipi, lui lo sapeva. I polipi? Sì, voi avete detto Alessio tenevi i polipi. Io ho detto che tenevi i polipi. Ma voi l'avete detto quello, Alessio tenevi i polipi. Si è aperta la bancarella rovescivendolo. Ma che state dicendo? Apolide! E come glielo spiego a questo? Apolide è un uomo civilmente senza patria, ecco. Quindi non aveva parenti, non aveva nessuno. Nessuno lo verrà a cercare. Diciamo, facciamo così, diremo che è partito per un lungo viaggio. E il gioco è fatto. Sì, va tu, ma sempre di occultazione di cadavere si tratta, no, no, lasciate stare, mamma mia. Signor Lamanna, ci sono 200.000 lire per voi. Avete un cadavere solo? No, tengo tutto il mobitorio, tengo. Tutto te, ma non preoccupare, ma che dite? Ma ci sono? Ma non ho fatto l'obitorio, 150.000. Ma che sta tutto? Oh, Leopoldo, sai una cosa? Roberto mi sembra molto più tranquillo questa casa. Ma non c'è da fidarsi. Ti assicuro che viva con Fiorella. Sarà, come dici tu. Ma il ragazzo, lo sappiamo, è debole e fragile, visto che cosa è successo, Tu piuttosto. Guarda in che condizioni sei pallida, sei stanca, hai bisogno di riposo, ma perché non vai a casa? Finalmente sono tranquillo, abbiamo sistemato l'orgosmiume. L'ha voluto mettere tissico, mietolietta matrimoniale. Onore ai vecchi, onore a te stessa, disse Sant'Alfonso Maria dei Liguri. Signor! Ma questa casa è un porto di mare, sa? Ditemi, aspettate qualcuno. No. Comandato, che faccio? Che fate? Andate ad aprire! Andate ad aprire, sì! Oh, andate a me! Chi è? Donnie Bo! Della Maddalena, aprite! È Marcella! Oh, è Marcella! Oh, è Marcella! È Marcella! E che adesso? Vuoi far aprire? Marcella, che fuori? Ho portato Filippo! È tornato Filippo. Oh, è tornato Filippo. Ah, è tornato Filippo. Ah, è tornato Filippo. Chi è questo Filippo adesso? Ah, è il figlio. È il figlio del mio primo marito. Eh sì, è il figlio del marito morto. Allora sei mamma. E cioè perché lei è dito da mio marito morto. Mamma mia, guarda un attimo come si è ridotto. L'hanno riportato a casa spento. Fatelo sedere, mettetelo a sedere! No, non farlo a sedere prima di dure, perché sennò perde tutti i riflessi. Che è un brillante che perde i riflessi. Ma non può finire, perché ci mancava sulla maratona e poi l'artista. Ma per lo meno l'ha vinto questa maratona. Ma quando mi ha aspettato dopo 120 ore ci saranno ancora 8 colpe che continuano. Non ha vinto nemmeno un premio. E che premio? Si è ritirato. Schifizia, Filippo, come ti senti? Stangolillo, parecchio stangolillo. Allora, no. Dai, mamma, ci penso io, vieni qua. Papà, voglio dormire. Papà, voglio dormire. Quindi se permettete. Prego, buonasera. Intrattenito. Ciao, mi la gioia. A chi studiate proprio un po' più sonno. Simpatico. Oh, molto caro, ragazzi. Santo. E vabbè, comandatore, che noi vogliamo andare? Veramente io dovrei. Comandatore, andiamo. È meglio. Scusate, come sarebbe a dire meglio? Comandatore, non creda che per tutte le disgrazie che mi stanno capitando io non abbia compreso.
Scusate, che cosa avete compreso? Che voi avete un motivo recondito per recarvi in questa casa e non è certo la beneficenza. E quale sarebbe questo motivo recondito? Voi fate la corte a Maddalena. Eh già, la corte a Maddalena. Questo è buono. Oh, io amante di Maddalena. So che siete un gentiluomo e non ammetterete mai una cosa del genere, ma state attenti, può essere estremamente pericoloso. Addirittura pericoloso. Già, perché i due si vogliono molto bene. Ma chi, Maddalena? Ah, faranno la commedia. Combinatore, così lo fa, ma io sono una donna e certe cose le capisco, eh. Voi non le avete visti come le ho guardate io oggi pomeriggio. Sembravano un vero quadretto d'amore, due piccioncini. Andiamo forse? No, ho capito, ma perché? Andiamo. Che cosa avete visto? Ma non si attiva, dite non so no. Perché la sì, sì, ma scusate. Come mi abbiamo motore? Via. Sì, ma un'occhiata. No, ma c'è un uomo, ma io non sono più un momento. Attimo. Signor Lamanna? Signor Lamanna? Qui, eccellenza, allora? Allora dovremmo andare a prendere questo baule contenente la salma del povero Alessio. Io purtroppo prima dell'alba non sono riuscito a trovare una sistemazione definitiva per questa povera persona e quindi facciamo in questo modo. Lo portiamo qui e poi domani mattina, di prima mattina, però a ritirarlo. Sta bene. Don Papò, allora pagate anticipatamente. Certamente, come promesso, come promesso. Dunque, eravamo rimasti con... Sì. 100.000 adesso. Che state facendo? Vi siete preso 100 in voce. Allora sono 100 adesso e 100 a fine operazione. Benissimo, allora vogliamo andare a fare questo piccolo funerale. Sì, sì, andiamo. Maddalena! Maddalena! Senti, io esco un attimo con il signor Lovotto. E dove andate? Dovremmo andare a casa a prendere un baule qua di biancheria, dei vestiti per Roberto. Ah, fate bene, sì, avete ragione. Andatevi a dormire, perché tanto noi facciamo tardi. Sì. Buonanotte. Sì, buonanotte. Permesso, signora. Prego. Buonasera. Andatevi a dormire. Ah, fa. Chi sta parlando? L'eccezione, non ci sta più posta di Fiorella! Voglio che è quasi mezzanotte, vogliamo preparare la stanza a signor Roberto. Ho già preparato tutto, ho preso anche la coperta da letto di zia Caterina. Tanto a dormire in due, il freddo si sente di meno. Vabbè, a dormire in due si sente ancora di meno, perché dormo anche io con voi stanotte. Perché? Perché il tuo amato fratello ha deciso che proprio stasera doveva abbandonare le danze. E dove sta? Lo so, rindoglietto insieme al nonno Simeone, parlo di due bugni egiziani. Allora vado a chiamare il signor. Sì, va avanti. Oi. Ti piace, Tom Mix? Che dici? Ecco qua, stavo preparando il letto, eh? Mi dispiace, però che dobbiate dormire così. Grazie, ci starò benissimo. Piuttosto sarà difficile per me riuscire a prendere sonno. Sapete che faccio? Corro in farmacia e compro il sonnifero. In farmacia? Non ti rimane la farmacia, che ho buttato il barone, dimmi un po' dove ci stavi. Allora, pomata per le morroi, pillole per togliere latte alle partorienti. Ah, non si può mai sapere, che vanno, Gardenal, contro l'insonnia di stati molto. Che sei, finire un poco, quando è la goccia c'è l'acqua? Da 2 a 4 gocce, secondo prescrizione medica. Da 2 a 4 gocce? E allora fa una cosa, dagliene 27. Signorina Robert, mi raccomando, bevete tutto, così vi fate un bel sonno e domani sarete un'altra persona, ya? Fiore, metti a posto un poco qua, prendi il bicchiere, poi spegni la luce tu, e mo' buonanotte. Arrivederci, prima fa per me sta giornata. Buonanotte, Fiorella. Buonanotte, Fiorella. Grazie. Buonanotte, signor Roberto. Buonanotte.
Don Popò, venite! Tutto tranquillo, venite! Non sti là, piano, io non sono abituato a fare sforzi. Lo so, ma pure io mi sto sforzando. Però non vi sforzate troppo perché sto sotto vento. Ma questo dove lo mettiamo? Non lo so, dove lo possiamo mettere? Nello sgabuzzino. E mettiamo dentro lo sgabuzzino. Pesantissimo. Piano. E quanto è passata questa? Non lo so. Forza. Aprite la porta. Aprite la porta. Senza far muro, piano. Ecco qua. Buttate. Come sarebbe buttate? Buttate, ci metti lo sgabuzzino. Piano. Ok. Ma bisogna spingere dentro, Don Popò, piano. Spingete. Don Popò! Chi è? Ma come? Sono io! Don Popò, dov'è? Don Popò, dove siete? Don Popò, non mi fate mettere paura, dove è stato? Mi avete chiuso nello sgabuzzino! Non ho capito, che ci fate dentro lo sgabuzzino? Che ci faccio? Mi avete chiuso voi! Io! Perché da stata Alessia, capito? No, voi! Ecco qua! Vediamo se non si è sbagliato. Che state facendo? Ma levate qua, è stato a me. Va bene, andiamo, forza. Mi raccomando, domani mattina alle 5 precise. Ma io sono un uomo di parola, alle 5 in punto starò qua. E non vi scordate quell'altra 300.000 lire. Ma non ci penso nemmeno, io ho promesso e mantengo. A domani, Don Popò, buona giornata. Arrivederci. Maddalena! Assassino, sveglia!
Andate! Faccia di schiaffi così! Provici, eh? Calma, calmiamoci! Sì! Ah, sediamoci. Ti sei seduta? Stai comoda? Sì. Dunque, mi consta che in questa casa si sta cercando di farmi fesso. Prima di continuare, ti voglio dire, per fare fesso di buone lavanna non basta una donna come te! Certo, ci vuole pure un uomo vicino! Ah, mi dico che non uno schiaffo! Calma, ragioniamo con calma, facciamo il punto della situazione. No, facciamo punto e basta e cercare. Mi dispiace, tu stai qua seduta e mi stai ad ascoltare. Dunque, sono stati osservati certi comportamenti amorosi tra te e quello pseudosensuale di Vincenzo. E che si fissava lì che te l'avessi raccontato? Chi me l'ha detto non ti interessa, hai capito? Quello che ti interessa invece è sapere la reazione che ho avuto a questa notizia. E sai qual è stata? Sai qual è stata? Un profondo senso di schifo! Allora. Sì, schifo! Perché un'alma ha avuto il piacere spirituale e fisico di giacere con il borio della mamma. Più spirituale che fisico! Non si può permettere il lusso di guardare un sottoprodotto umano come Vincenzo. Perché sai cosa sarebbe per lei, eh? Sarebbe come cambiare il caviale per un piatto di lenticchie. È questo lo schifo, cara mia! Questo lo schifo! Allora, hai finito? Voglio solamente aggiungere che vi faccio fare la fine di Ercolano e di Pompei, perché mi seppellisco sotto una eruzione di sperle e cazzottoni che vi faccio rimanere incoscienti per secolo e secolorum! Amen! La messa è finita! La messa è finita del predicatore, non lascia il pulpito, cara mia! Io rimango qua perché devo passare, devo verificare le persone, dove sta quel porco di Vincenzo? Ma lo sto, se ne vedo più ancora fa, ma capo! Tu sei l'unico bambino di Vincenzo, io rimango qua, questa è casa mia, non me ne frega! Non ci sta più posto, hai capito? Ma invece il posto ci sta. Me ne vado dentro la scabuzzina. Così ho tutto lo spazio per mettermi come mi pare e piace. Ecco qua. E che ci fa paura? E che c'è così? Che cosa? Un muro. Ah, io ho paura che hanno buttato la signorina con Vincenzo. Sta bene lì, Roberta. Io dove mi metto? Tu vuoi il letto dove me? Oi, i traggi, lui ti viene i soldi, vattene dall'albergo, ma che può? Tu sei furbo, mi vuoi fare fissa. E invece io rimango qua, quindi metto questo bollo qua fuori, così ho tutto lo spazio per stendermi come mi pare e piace. Fammi a prendere un cuscino. Ti piaceva sballarmi, è vero. Ma vabbè, non importa a me, tanto io dormo, io. E io pure dormo, arrugnato ma dormo. E ci dire, l'armatura degli antenati, sì. Mamma mia, e chi che usa le mutande di ferro, mamma. I calzini d'acciaio e le camicie di piombo. Ah, vabbè, andiamo a preparare l'osservatorio romano. Ho sudato sette camicie, ecco fatto. Signor generale, ho eseguito gli ordini, posso ritornare in cameretta? Tu fa spiritoso perché tu non me lo schiaffo. Va bene, mi vuoi picchiare? Picchiami! Non hai coraggio, lei, non hai coraggio! Sei una vigliacca, è vero? Guarda come fugge davanti al pericolo! Una vile, sei! Una vigliacca! La trogolica, la vergogna! Cogna! Faccio vedere,
guarda le braccia, faccio la metà con voi, Io faccio la metà con te, io sono un signore, Proprio perché siete un signore, non mi preoccupate, io la parte che mi spetta. No, e qual è la parte che mi spetta? La vostra metà. La mia metà, io faccio la metà con te, dove tu ci marci come tu vuoi. Non dico, è un affare di 100.000 lire. 100.000 lire? Sì, signore, dopo gli imbarchi mi danno 100.000 lire. Imbarchi? Questo è un imbarco. Allora fa la tratta delle bianche. Ma quale tratta delle bianche e tratta delle bianche? Don Libo, io devo fare questi servizi, state messi lì. Appena siamo a largo, pluff, in fondo al mare. Maddalena. Ah, ogni la cosa, lo so. Pluff, in fondo al mare. Questa la c'è il rubato. Un po'! Per fare sparire Maddalena! Ma Maddalena e Maddalena, Don Libo, le 100.000 lire serve per far sparire... Alessio, il cadavere di Alessio! Il cadavere di Alessio! Alessio! Cameriere del signorino Roberto. Bravo, E tu sa? Con rispetto, ma quando sei sotto al vostro sedile. E quando capite, ci sta un cadavere morto! No, ci sta un cadavere con la frutture, non guardate. Non spingi spiritoso, non mi fate mettere paura. E che ci fa qua dentro? E domani mattina viene il signorino Lopoldi, si prende il morto e lascia 100.000 lire ai vivi. 100.000 lire ai vivi? E tu la lingua, e facciamo 50.000 lire per me. No, vuol dire facciamo 70 a me e 30 a te. Perché? Perché il morto mio sta in casa mia, brutto delinquente. Ti ho detto, mannaggia, bestemmia davanti a morto. E ginocchio, non si bestemmia davanti a morto. E i ginocchi, tu bestemmi, ma il cadavere ce l'ho portato io qua su. Abusivamente? Metto a fare il commercio di cadavere in casa mia, vergogna. Bello, morto da 100.000 lire, bello! E allora voglio vedere domani mattina come fate a giustificare la vostra presenza quando viene il signorino una volta a prendersi il cadavere. Buonanotte! Aspettate! Questo mi sa un ricatto! Ricatto bello e buono! Mettiamoci d'accordo, va! Facciamo così, facciamo 60 a me e 40 a te, va! Benissimo, 60 a me e 40 a te! 60 a me e 40 a te! Va bene, 40 a voi e 60 a me! 40 a me e 60 a te! 40 a me e 60 a te! No, 40 a me, 40 a te! No, 60 a me, 40 a te, 40 a me! 60 a me! Basta! 60 a me e 40 a te! Compreso il trasporto! E va bene, come volete voi, con le casciacallo! E portatemi i soldi domani mattina se volete il cadavere con le casciacallo! Che vai il furbo fai? A me non me lo fai! Vergogna! Thank you.
meglio sto qua dentro. Io adesso sto arrivando. Anzi, ho sentito un rumore misterioso da quella parte. Dove sta quel fratello? Così è. Mi sembra il primo atto dell'Amleto. Ci stanno i fantasmi, pur caso sta. No, qua non ci stanno i fantasmi. Qua ci stanno i fatanti. Lo sai io. Quel vigliacco di capito mi ha messo nascosto lo sgabuzzino. Un sequestro di persone. Oltretutto in casa mia. Ma con chi ce l'ha? Quel porco di Vincenzo, dove sta? Che è stato? Maddalena! E che c'entra Maddalena? Lo sai io che c'entra Maddalena! Strano, voglio! Ma Maddalena dormi in camera mia! Ehi, ma dove dormi? In lo sgabuzzino! No! Nello sgabuzzino ci sto io! Allora, sai che faccio? Ah, non t'ha passato, sei stato cago! Che è stata? Non ti sedere! No! Come ma vai? Ma che c'è, roba? La biancheria pulita! Ehi, chissà come pensavo che ci stava! Ma che disordine, lascia questa cosa e cambiesela! Ma dove mettiamo, metti cavi? Così va! Ma che disordine, metti disordine! E che cosa? L'ho spostato! Ma non è pesante! Veramente sembra vuoto! Vedete? Ah, dice le sciocchezze! È vuoto! E la piscina è vuota! Cioè, ma sembra tutto così! La piscina è vuoto! Subito è vuoto! Vediamo! Esco! È scomparso il morbido! Ma che morbido! Il morto da 100.000 lire! Ma che briani! Lo sai io ad essere morto! Questo quel delinquente, dove sta? Vieni qua! Delinquente! Ecco qua, dove sta? Ma che è stato? Che è successo? Dove sta la salma? Caccia è morto! Tira fuori l'estinto! E dove ti vuoi? Perché si mi chiamate? Avevo morto staccato il baule. Ah sì, sto a quel baule. Guarda caso nel baule non ci sta più. Guarda, ma il baule sta giù. Ah, stava chiuso, guarda! E invece l'ha aperto! Ui! Sapete? È morto da qua dentro, dove sta? È scomparso! Lo vogliamo fare l'accompagnino! E facciamo l'accompagnino questo morto! E allora... Dunque! Ti sei fregato il morto! E io sento la sgabuzzina per pagarti 100.000 lire! No, voi! Voi siete nascosti il morto per prendervi tutte le 100.000 lire! Caccia l'estinto! No, di qui a voi dove sta l'estinto? Che c'è? Questa... morto! Guarda! No, lui l'ha messa sopra! È mio! Attenzione, è morto! È mio! Lo so, è mio! È mio, lo portavo io! Dove sta il morto? Sulla, quella è il nonno Simeone! Non è morto, è paralitico! I nonni paralitici non possono morire! Ma io lo sai io dove sta! L'hai nascosto in casa tua! No, il morto sta qua! No! Lo faccio vedere io! Sono sicuro che sta qua! Voglio dormire, ma dove dormo? Ah, sei arrivato pure tu! Adesso siamo proprio al completo! Ecco, vai! Ho letto per dormire! Eppure, belle ragazzi, puri! Ma posso avere questa confusione qua? Io, accanto al nonno paralitico, non ti sono stato, ma pressione! Ecco, buone via delle cuppate, devi essere ce la vi! E allora? E allora lo dico io! Ma io non ho finito! E nemmeno io ho finito! Cos'è morto? È morto! È morto! Imbecille, quello è il signorino Roberto! E perché i signorini Robertini non possono morire? Mamma! C'era un morto qui, avete visto un morto che camminava per casa? No, c'era un morto nel baule! Non la ci sta più! Adesso il cameriere di morte! Il cameriere del signorino Roberto! Ma allora è vero! Qua dentro c'era un morto! Era lo spirito! Il morto nel baule!
dove? E quale? No, e quello sta fuori in aula, ha trovato un posto di lavoro, sì, sì. Immagino gliel'abbia trovato il commendatore. Sì, no, Mamma, hai visto com'è brava sorella? È riuscita a farmi la barba benissimo. Bravo, sei stato tu che hai avuto il coraggio di fartela fare. Infatti un po' mi tremava la mano. Oh, senti Roberto, se adesso il dottore dice che non sei trasportabile, sono costretta a mandarti un'infermiera. E per fare che, mamma? Sorella è la migliore infermiera del mondo. Signorino, io ho l'impressione che tu non abbia nessuna fretta di tornare esci tu a casa tua, Non è così, mamma, è che mi sono rotto una gamba e non mi posso muovere. Che non ti preoccupare, sarà il commendatore col dottore. Allora vado di un aspetto rispettato. Sì, merci. Ci abbiamo buone notizie. Prego, 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 accomodatevi, professore, accomodatevi. Cara, donna Melina! Cara, le presento il suo Corresio. Professore, ecco qua, questo è il famoso professor Corresio, il mago del posto, che sono certo di tranquillizzare. Professore, Signora Melì, la donna Melì sta lì. Sta la donna Melì. Lei con questo occhiale non ci viene. Perché è lì? Ma come faccio a vedere senza occhiale? Melì, mi rispetti, mi rispetti. Piace averla disturbata. Oh, per carità, è il nostro mestiere, noi ci disturbiamo dalla mattina alla sera. Sì, il professore è sempre impegnato, sapete, la clinica, le visite, il gabinetto. Vabbè, bello, gabinetto, devo stare al giorno, faccio di sì. E allora da chi, no? Voi siete il medico, mostrate la cartella. Ah, ho qui una cartella tutti in piedi, signora Vicky, la cartella clinica, quel foglietto che avete in tasca. Scusate, sono stanco, stamattina sono dovuto uscire alle 5 per una prima visita. La miss. Ecco qua, vediamo un po' cosa sta scritto. Dunque, distorsione obliqua del femore. Il femore? Il femore volete dire? No, che razza di dottore? Femore, femore, microbo, micro. Sapete, sono termini clinici. Professore, continuate ad andare avanti, Ma ci vengo parola. La distorsione obliqua del femore. Professore, è grave! No, mi faccio spaventare! Non è grave, è che non si capisce bene. Qua c'è una frittura! Una frattura! No, qua sta scritto una frittura di peperone! Del perone! Frattura del perone! Lascia cambiare una frittura di peperone! Allora, io ho una sedia! E la sorella del buon pastore. Si può frate del buon pastore. Tanto! Tranquillo, dimmi tutto. Allora, giovanotto, raccontatemi un po' come che siete caduto. Dottore, non lo ricordo proprio. Come che lo ricordate? Sa, dottore, ieri il commendatore ha portato dei sandwich, una bottiglia di liquore, quindi... Sì, quello non è abituato a bere, allora invece un bicchierino di lavanda e subito si è... Lei è sbronzato! Professore, è sbronzato. Poi mi è venuto un gran sonno e quando mi sono svegliato la gamba era già gessata. Sì, quello quando è caduto, no, stava già tutto, come hai detto, ci ha inviato la paura che non potevi immaginare. E ancora cianotica, infatti, eppure non ricordi di aver sofferto. Certo che non ricordo di aver sofferto, perché stavo ancora sotto l'affetto dell'alcol. Sì. Infatti appena si è addormentato subito abbiamo chiamato il vostro assistente, il quale ha provveduto subito all'ingessatura. Ah, va bene, adesso noi facciamo una piccola visita, così tranquillizziamo anche la memè. Vediamo un po' il posto del giovanotto, il po'... Bello cicciotto, allora avanti! Scusate. Vediamo il posto, è 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. È 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ah, tutto a posto, il posto è regolare, eppure batte come l'orologio al vissero. Vediamo, animali. Rosso, bello. L'occhio. L'occhio è vivo e fresco. La tripla. No, per carità,
Sì, sì, ho fatto 5 anni di pratica andata a Massimo. Faccio reale, non lo bastava più. Faccio reale. È tardi, c'ho un appuntamento. Sì, devo andare in clinica. Ah, prima sì, Barone, Barone, i miei rispetti. Ma non capite, ne vai, non ve ne lavate. Andate solo a lavare stamattina, che mi lavate da voi. Ah, scusa, ma il matolo mi lavate da voi. Ah, signore, tardi, mezzogiorno. L'onorario, la parcella, quanto prendete? Ah, 500 lire. Per il taxi. Sì, per il taxi, perché lui stamattina per fare presto è venuto il taxi, ma normalmente lui prende molto di più, eh. Io credo 5.000 lire, perlomeno io tanto pago. Io tanto prendo. Io tanto vi do, prego. Grazie, 5.000 lire, chi l'ha visto mai 5.000 lire? Voi come se avete bisogno di me, chiamate. Cose, gambe, piede, braccia, specialità, lavoro in gesso. Buongiorno, cara donna. Baroni, excusez-moi, vorrei andare a casa. C'è Leopoldo che non sa nulla dell'ultima disgrazia che è successa. Lo vorrei avvisare. Mi accompagna? Merci. Ciao, mamma. Buongiorno, signora. Buongiorno. Grazie. E ci onorate e ci profumate la casa con la vostra presenza. Grazie. Allora, sei felice? Sono contentissimo che il dottore ha detto che mi posso muovere perché sto tanto bene qui. Commendatore, chi sarà? Che ne so, te lo chiede a me, andate ad aprire. Vado ad aprire, mo? Sì. Ma c'è? Per la signorina Fiorella Lamanna. Fiori per te. Chi l'ha buttato? È la signora ieri con l'ordine di consegnarle oggi. Scusate, sono stato io che mi sono permesso, li ho fatti ordinare ieri dalla mamma. Sono bellissimi, ma nessuno mi aveva portato i fiori. Non ha perso di nuovo sciuscia. E allora? L'abbiamo visto uscire alle 3. Ma gli ha seguito? Filippo. Si è accorto di me? No, non credo proprio. Poi, questo è il segnale di fila. Vabbè, allora tutto a posto. È tutto a posto, vabbè, aspetta la sua attiva. Vabbè, allora io vado. Sì, non te la fa accorgere. Dunque, buona donna, se non mi sbaglio voi volete passare da quelli della sala a quelli del palcoscenico. Possibilmente. Vedrò quello che posso fare. Io ho tante amicizie a casa. Grazie, commendatore, grazie. Io me ne devo andare, perché al circolo mi stanno aspettando per una riunione. Commendatore, vi ringrazio ancora per tutto quello che avete fatto per me. Avete agito come un vero padre. Per carità, io ho fatto della mia vita un sacerdozio. Beh, ora me ne devo andare perché al circolo mi stanno fischiando. Mi stanno aspettando. Sì. Permettete buone cose. Permettete buona donna e salutarmi tanto quell'amabile di vostro marito. E voi salutarla. Sì. A chi dà di lui? Mamma, stiamo suonando il disco. Si suona, zia, tanti devo ancora andare a fare il letto. Caterì, vieni a fare il letto, vieni. Vengo, Maddalena, vengo. Allora dobbiamo fare questo palo. Tesoro. Ci te ne approfitti perché sono in queste condizioni, Ora sei più prigioniero, Per 40 giorni soltanto, ma se tra 40 giorni le cose non si sono messe in modo che possiamo stare insieme, io mi prendo un'altra sbronza e mi rompo l'altra gamba. E poi ho le braccia, la testa. Amore mio. Fiore, ti voglio tanto bene. Roberto, senti, devo dirti una cosa. Ehi, che tono serio? È una cosa seria, ascolta. Quello, tu sei mio padre. In realtà non è mio padre. Come? Tuo padre non è il signor Liborio? Sì, ma quello che tu credi il signor Liborio, in realtà non è il signor Liborio. Gesù, e il signor Liborio chi è? Quello che tu credi il commendatore, capito? No, nemmeno tanto così. E allora ricominciamo. Forse è meglio. Mio padre fa una strana professione, fa l'invitato. Che fa? Fa la professione di invitato. Fingendosi commendatore, ha fondato un comitato di beneficenza per fare beneficenza a lui stesso e alla nostra famiglia. E quindi? Quindi la tua presenza in questa casa l'ha costretto a rimanere il commendatore che tu conosci. Perciò viene sempre qui, è bellissima parola d'onore. Non dovresti essere arrabbiato? Che ridi? Arrabbiato? Fiorella, perché? Tuo padre mi era già simpatico prima, adesso mi è simpaticissimo, è un grande attore. No, è solo un uomo infinitamente buono e che fa qualche piccolo imbroglio per mantenerci.
Buongiorno, signor Leopoldo. Allora, che cos'è questa storia della gamba incessata, della caduta? Mi spieghi cosa è successo? Fiorella ti ha salutato. Buongiorno, buongiorno. Ma hai dimenticato che dobbiamo partire per l'incidente? Lo so, ma guarda, mi si è rotta una gamba. È così semplice. No, non è così semplice. No, io non voglio assolutamente che tu rimanga ulteriormente in questa casa. Ma ogni giorno che passa diventa sempre più pericoloso. Ma come? Mamma ha detto che ormai hai sistemato tutto. Ma lascia stare quello che dice mamma. La verità è che quel fanfarone del commendatore, pure di andare benino, ha attirato l'attenzione su questa catapecchia. Adesso mi spieghi come facciamo a giustificare la tua presenza qui dentro. Non so che dirti. Il dottore ha dichiarato che è pericoloso trasportarmi. Oh, ma che pericoloso? È più pericoloso se rimani qui. Scusate se mi intrometto, signor Leopoldo, ma il signorino non si può muovere. Nessuno ha chiesto la vostra opinione. Invece la signora Caterina ha ragione. Io non mi muovo, resto qua. No, tu fai quello che dico io, è chiaro? Io sono il tuo tutore e mi assumo tutte le responsabilità. Ti ricordo che tra un mese sono maggiorenne. Maggiorenne? E sarai sempre lo sciocco irresponsabile che sei adesso. Ma ti vuoi mettere in testa che hai ucciso l'uomo, no? Ma è stata una disgrazia. Proprio così, signor Leopoldo, è stata una disgrazia. E poi pur se lo trovano, non lo possono più arrestare. Io vi ho detto che dovete stare zitte, chiaro? Come se non avessi capito per quale motivo volete trattenere Roberto in questa casa. Approfittare della disgrazia e così ci spillate quanti più soldi è possibile, è vero? Tu adesso molli tutto e vieni via con me. Voi non siete altro che degli avvoltoni, questo sì. Ma chi te la dà tutta questa confidenza? E va a fa bene, non può stare dentro, va. Dopo che ci siamo messi a quel rischio di andare tutti quanti in galera a casa vostra, quello ci chiama pure avvoltoni, ci chiama. E mo che vai sta risponderà? Che vai sta risponderà? Calma, signori, calma! E cos'è questa roba d'azzarro, questo indegno pelambe? Venite pure. Commendatore, ma ancora qui voi, ma cos'altro volete? Innanzitutto non voglio sentire urla che offendono la buona educazione e le mie trombe di Eustacchio. E poi vorrei sapere come mai una specie di cornacchia come siete voi si permette di inveire in maniera così indecorosa nei confronti di un nobile gentiluomo come Don Leopoldo, ecco. Ma che state dicendo? Silenzio sovversiva! Grazie del vostro intervento, commendatore, grazie. Prego, prego, prego. A me ribolle il sangue nel vedere che questa gentaglia, dopo che hai ricevuto del bene, cerchi anche di ricattarci. Ricattarci? Ma che stai dicendo, Leopoldo? Sì, signore. Il signor Leopoldo ha usato la giusta parola, ricatto. Scusate, signor Leopoldo, ma voi state gettando le perle ai porci e questi plebei, invece di raccoglierle, le stanno calpestando. Ma fanno i grilli. Dite a me che cosa avete pensato di fare per il signore Robertino. Ecco, vedete, io ho cercato di spiegare a tutti quanti che Roberto, trattenendosi in questa casa, espone a un grave rischio non solo lui, ma tutti quanti noi. È giusto. Oh, ed è per questo che io, in qualità di tutore, avevo predisposto un nascondiglio ben lontano da occhi indiscreti in campagna, nella nostra tenuta in Cilento. E capite, da un'uratelo nel Cilento. Come dite? Lo dicevo, bravo, mi compiaccio. Oh, grazie della vostra approvazione. Quindi, caro Roberto, ingessatura o non ingessatura, tu adesso vieni via con me, vi pare? No, mi dispiace. Come sarebbe no? Scusate, non avete sentito il medico che ha detto che ne avrà per 40 giorni? Insomma, commentatore, ma voi non dovete mettere bocca in affari che non vi riguardano! Voi siete un intruso in questa casa! Ma dov'è il padrone di casa? Ma fatemi parlare col padrone di casa! Non vi preoccupate che tra poco verrà pure lui. Oh, perfetto, e allora sarà lui a mettervi alla porta, io nel frattempo non mi muovo, ma fin quando non sarà lui presente. Ecco, bravo, rimanete qua e accomodatevi. No. Non vi volete accomodare? Non mi voglio sedere. Vabbè, allora mi siedo io, perché io sono stanco io. Io lavoro io. Vabbè. Dunque, signor Leopoldo, nel frattempo che aspettiamo il padrone di casa, vi vorrei raccontare una storiella. Una storiella? E figuriamoci se ho voglia di ridere adesso. Ah, no, ma non vi preoccupate, non è una storiella che fa ridere, no. È una storiella interessantissima. Voi la volete ascoltare? Sì. E voi la volete ascoltare? Sì. Aspettate, vogliamo a Maddalena che le va a fare le storielle. Maddalena, Maddalena, vieni! Il commendatore ci racconta un fatariello. Oh, vero, il fatariello. Vieni, se ci vieni. Aspetta, mamma sta proprio in prima fila, questa. Dunque, in una nobile famiglia della nostra città vive un ragazzo ricco, simpatico, affabile.
Però purtroppo questa ragazza tiene un piccolo difetto. È deboluccio di nervi ed è piuttosto suggestionabile. Povero giovane, povero giovane. Questo ragazzo è affidato alla tutela di uno zio che gli amministra il suo patrimonio. Per carità, questo zio è una persona di mondo, conduce una vita brillante. Però questo zio tiene un brutto vizio, gioco, carta, cavallo. Che brutto vizio! Sicché ad un certo punto questo zio si trova in mezzo ai guai perché sta pieno di debiti e non sa più come pagarli. Ben gli sta! Ma che avete fatto? Vi siete seduto? No, ma a volte capita, sapete, quando uno all'improvviso così mentre sta in piedi, pensa e si trova seduto. E vabbè, allora vuol dire che mi alzo io, perché sennò in due seduti è brutto. Però vedo che vi interessa la storietta, eh? Com'è andato? E allora, questo zio che cosa pensa di fare? Diciamo, faccio interdire il mio pupillo in maniera tale che posso continuare a spendere i suoi soldi come ho fatto fino adesso. Che farabutto! E che cosa ti fa? Ti organizza tutta una lugubre messa in scena per far spaventare questo ragazzo fino al punto da farlo giungere alla pazzia. Che mascalzone! Ma insomma, basta! Io mi rifiuto di assistere a questa sceneggiata. A voi, quando arriva vostro marito? Mo arriva, non vi preoccupate, accomodatevi, da un po' un po'. Commendatore, come raccontate bene? E poi arriviamo alla terza parte, che è la più simpatica. È bello le amore. E allora questa zia che fa? Va in un negozio e compra un giocattolo come questo. Ma siete impazzito! No, non vi preoccupate perché è scarico. Oddio, ve lo vedo così, mi hanno detto quando l'ho comprata. Però se vi fermate, vi sedete, non parlate, non vi succede niente. Forse. Ecco qua. Tu siete un pazzo. A questo punto, una volta ottenuta la pistola, questo zio mette gli occhi su un baule di proprietà del pupillo, per carità, un baule come ce l'hanno tante persone, un baule normale. Anzi, ve ne faccio vedere uno simile, Per cortesia, entri il baule! Buongiorno! Com'è bella! Pare il terzo atto di Caviale e Lenticchie! Perché l'hai vista? Ciao, brava, sì! Basta, mi ho detto, mi rifiuto di assistere a questo stupido scherzo! No, mi dispiace, scusate, la sorella non è ancora finita, poi volete andare! Voi siete un pazzo criminale, questo no, sì! No, non fate così! Perché quello la pistola scali è vero, però non si può mai sapere potersi, pure che è rimasto un committente! Scappo colpo e poi che facciamo? Cosa facciamo dopo colpo? Ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Comunque se state zitto non vi succede niente! Signorina Marcella, voi che siete esperta in bauleria, volete dire a questi signori che cosa è risultato? Chi strano in questo baule? In questo baule sono stati praticati dei fori ed è stata applicata una serratura interna. Basta così. Ecco qua, a questo punto, ecco, questa è la messa in scena, questa è la scena, la stanza del pupillo. Il pupillo sta cantando una canzone così allegramente. La mamma non c'è, povera donna, è andata a fare della beneficenza. Per cortesia, signor Filippo, avete un minuto da dedicarmi. Ma voi due, come vuole. Ma volete fare la parte del pupillo? Perfetto. Allora accomodatevi qui, su questa sedia, e canticchiate una canzone così allegramente, Fatemi sentire. Vola! Va bene così, grazie. Dunque, a questo punto entra il tutore. Se permettete, la parte del tutore la voglio fare io. Sharing! A questo punto arriva il tutore, guarda il pupillo e dice: come va? Come va, caro pupillo? Non c'è male, caro tutore. Guarda che cosa ti ho portato, caro pupillo. Com'è bella, grazie, caro tutore. Guarda com'è maneggevole, si impugna come un guanto e si mira alla perfezione. Guarda quella porta, pa, pa, colpita in pieno. Sì, ma le armi mi fanno impressione, caro tutore. Ma no, oramai sei grande, non devi avere paura. Prendi, caro pupillo. Dammi, caro tutore. Spara, caro pupillo. Ecco, caro tutore. Hai ucciso un uomo! Ho ucciso un uomo! Alessio, il mio cameriere! No, è Piluscio, il mio cameriere di fiducia. Ma è morto! No, non è morto, grazie Piluscio. La parte del cadavere è finita. Bravo, Piluscio, che bella parte, pareva l'altro. No, Piluscio non è morto. Come non è morto Alessio? Alessio è più vivo e un capitone che è ricchio.
E no, perché a Don Leopoldo non serviva un morto morto, serviva un morto vivo, altrimenti come lo faceva venire qua di notte a camminare, per farvi impressionare fino al punto da farvi giungere alla pazzia. Mi rifiuto di rispondere alle assurdità di un pazzo criminale come voi. Fatemi uscire. Fatemi uscire! Ma come, stiamo parlando di voi e ve ne volete scappare? Siete scostumati. Io non ci sto capendo niente. Perché mi volevano fare impazzire? Per farvi interdire, per continuare a spendere i vostri soldi come hanno fatto fino adesso, lo volete capire? Non è possibile, non ci credo. Infatti, non devi crederci, non devi credere a una sola parola. Sono tutte menzogne di questo sporco individuo. Ah sì, sì. E allora perché ve ne stavate scappando, scusate? Ma per andare a denunciare il vostro lurido ricatto. Ah, giusto, giusto, giusto. E allora quel cadavere nel baule che avete portato in questa casa l'altra notte, che ce l'avete portato a fare? Perché se avessero fatto delle indagini a casa e trovavano il corpo di Alessio, la cosa sarebbe stata inspiegabile, non so se vi spiego. Giusto, giusto, giustissimo. E quella macchia di sangue sulla camicia di Alessio che Ferruccio ha trovato l'altra notte in camera vostra, che si significato gli date a questo punto. Che domanda idiota! È il sangue dell'ucciso? Ah, e allora potete stare tranquillo perché voi non avete ucciso l'uomo, no, no. Avete ucciso un bel vitellino da latte. Vitellino da latte? Per cortesia, Piluccio, vuoi dire a questi signori che cosa è risultato dalle analisi? Il sangue che sta su questa giacca di Alessio è sangue di bovino. Quindi, qua i casi sono due. O il sangue sulla macchia di sangue sulla camicia non è di Alessio, oppure Alessio è figlio di una vacca! Insomma, io vi sfido a provare queste accuse infamanti in assenza di testimoni. Come lui testimoni? Non mi fa. Va bene, allora signorina Caterina, il vostro amabile cognato dove sta? Nello sgabuzzino. Ecco, lo potete introdurre qua con tutti gli onori. Subito, come grazie, 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 grazie. Subito. Testimone, testimone, testimone. Io vedo dai vostri modi che siete un gangster, questo siete. E voi? Voi come permettete a questo sporco individuo di spadroneggiare in casa vostra? Eh? Come lo permettete? E allora sappiatelo. Sappiate che quest'uomo è l'amante di vostra moglie. Ma come ridono? Ridete tutti? Ridono di voi e non reagite! Ma che schifo l'uomo siete, Don Liborio! Ah, guarda Don Liborio e Don Liborio! Don Liborio non sono io, Don Liborio è lui! Come sarebbe Don Liborio e lui? Ma non è possibile! Adesso non ho capito tutto! Un complotto nei miei confronti, tutti d'accordo contro di me! Anche voi, farò anche voi, dopo che vi ho dato 200.000 lire! Che cosa? Hai ragione, tutte facce mie conto più tardi, ora dobbiamo sistemare il candido fiorellino. Beh, visto che mi avete scoperto come l'amante di questa signora, vogliamo andare in questura per cortesia? Ma insomma, volete proprio ricattarmi? Ricattarti? Noi? Con quale coraggio dici questo tu che hai cercato di compiere su di me uno dei delitti più infami? Assassino! Ti sei approfittato del mio stato per sconvolgere la mia mente! E ringrazia che non mi posso muovere! Scusate, perché non vi potete muovere? Per questa maledetta gamba rotta! Ah, e allora non vi preoccupate, vi potete muovere perché la gamba non è rotta! Come non è rotta? Ma no, vi abbiamo ingessato la gamba sana quando vi siete addormentato per la sbornia che avete preso! Perché l'avete fatto? Per non farvi tornare a casa e farmi rivelare nelle grinfie di questo individuo, ma lo volete capire? Grazie anche di questo e grazie di avermi dato la possibilità. No, di... Roberto, no. Va bene, però ascoltami, io non ti denuncerò solo per non dare un dolore a mia madre e per non macciare il nome della nostra famiglia, ma ti giuro che se ti trovo ancora in questa città quando sarò guarito ti farò andare in prigione come il più spregevole dei delinquenti. Hai capito? Va bene, ho capito. Me ne vado. Me ne vado. E voi? Ritenetevi schiaffeggiato! Bello, bello,
L'uscita l'ha fatta proprio bene. Sì, 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 sì. Mi è piaciuta molto, sì. Sembrava Ruggero Ruggeri, nel piacere dell'onestà. Ma che bello! Le borse, andate, dicono. Ah, sì, grazie, grazie. Grazie, Marcia, ciao. Ciao, grazie. Dove po'? Eppure chi so pensare, c'ho la lingua, ti dici. Ah, la lingua! Grazie! Tu mi frega centrina della mia, Davide, ma in fondo può pure aiutare. Ma l'ha aiutato, aiutato, senti come l'hai aiutato. E ho fatto in modo con la mia testimonianza che lei fosse confesso. Confesso, vorrei dire, Leo, confesso. E mo vattene, noi, vattene. E non ti far vedere mai più. Grazie, come te, volevo dire grazie, Don Liborio. Voi mi avete salvato la vita. Io vi sarò riconoscente per sempre. Non preoccupate. Papà, ma quando avete capito che ci stava qualcosa sotto? Quando l'ho capito. Quando il morto è scomparso da dentro al baule, perché siccome è un morto che cammina, io lo chiamo morto vivo, ho pensato, qua fanno camminare i morti per far spaventare i vivi. A chi voleva spaventare? Me. Per forza, perché vi voleva far intendere. Per pigliare tutti i soldi vostri, avete capito? E pensare che quella notte l'unico che ha dormito sono stato proprio io. Per forza, dopo le 27 gocce che ti ha dato la mamma. Come? Che significa che ti ha dato la mamma? Le gocce di sonnifero sì, mi ha dato lei, io boh, vero? No, non fraintendere tu. Che è questo tu? Questo tu nei confronti del signorino Roberto, sta confidenza. Vedete, Don Liborio, io e Frella ci diamo del tu perché... Don Liborio, noi ci vogliamo bene. Oh, non hanno pezzi di immensi. Ma Don Liborio è una cosa seria, sapete? Fiorella è una ragazza così bella, così dolce. Io non sono mai stato tanto felice in vita mia. Sento che non desidero altro che stare con lei. Per sempre. Io la voglio sposare, Don Liborio. Gesù, Gesù, Fiorella, zì! Hai sentito? Ti vuole sposare? E come l'ha detto bello, con quella bella voce di petto, proprio di petto! Allora, Don Liborio, abbiamo il vostro consenso. No. Papà, Bibbo, ma che stai dicendo? No, io il mio consenso non ve lo do. Per carità, io sono convinto che voi in questo momento volete molto bene a mia figlia Fiorella. Fiorella vi è stata vicina, vi ha accudito, no? vi ha curato in questo momento così particolare della vostra vita. Credetemi, è facile innamorarsi di una ragazza in queste circostanze, soprattutto di una ragazza così dolce, così gentile come mia figlia Fiorella. Però io penso che voi in lei abbiate visto qualcosa di più grande di lei, Perciò voi ora fate una cosa, ve ne andate a casa vostra, tornate nel vostro ambiente e quando sarà passato un po' di tempo vi renderete conto se l'amore che ora nutrite nei confronti di mia figlia Fiorella è così grande da desiderare di vivere con lei per sempre e soprattutto da passare sopra al fatto che mia figlia Fiorella è nata e cresciuta in una famiglia, come dire, piuttosto pittoresca come la nostra. Ma io sono sicuro. Ma voglio essere sicuro pure io. Quando stiamo parlando di marronplastico di mignoli, caro signorino Roberto, qua stiamo parlando di mia figlia e con mia figlia non si scherza. Perciò voi fate una cosa, io ve ne tornate a casa, che vi dovete levare con il gestatore. Anzi, fate una cosa, io mi fate accompagnare da Fiorella, Fiorella accompagna il signorino Roberto. Qui, non fa così. Ricordo che cosa dice papà, se sono rose fioriranno. E chi lo dice? Se chi lo dice? Chi lo cato? Complimenti, Vittorio! Stai per diventare parole! Dice le sciocchezze! No, no, quello è proprio vero! Perché quando Fiorella si sarà sposata, in fondo anch'io farò parte della nobiltà! Tu sarai la prima nobile della famiglia, la mano a tenere lo stemma diviso in due: una parte scritta signori e una parte signore! Beh, riuscivo, ti ringrazio tanto per tutto quello che hai fatto per me! E non ti dico rimani a cena perché secondo me in casa se manca si mangia! A proposito, il nonno te lo vuoi prendere? E dove sei? A letto l'abbiamo messo, a letto lo trovi, perlomeno costano così. Ma è ancora amico? Credo, perlomeno è amico, sì, io sì. Non l'ho sentito più cantare. No, per questo non ti preoccupare. Perché abbiamo scoperto che si sta zitto pure quando succhia il fumo dell'ombrello di Caterina. Per carità, è meno dolce, però è più economico e dura di più. A proposito, dare 1.000 lire, aspetta, 4 e 3. Riguardo queste 1.000 lire, lascia stare, voglio fare un omaggio a Fiorella per il suo fidanzamento. Vabbè, allora vuol dire che con le 1.000 lire compriamo un mazzo di fiori e lo mettiamo in camera di fiori. E poi questo, vedi, per la signorina Roberta. Qui, la piaccia, Ricuccio sta proprio in piena di regalo. No, questo è il povero del signorino Roberto. Prima, quando ci ho fatto quella visita medica, tastandoci il posto, distrattamente mi è scivolato di là, mi sono distratto. E manco vedi, signore. Alla Marsina dove sta? Sta in camera tu. E perché stai in camera tu? Stamattina ho stirato là. Può
Guardate, non la sei mettere in camera mia. Dai, non ci ho pensato, ah. Mamma mia, che disordi, che disordi. E che fai, esci? Sì, sì, esco. La mia giornata non è ancora terminata, devo andare al congresso finale del Consiglio Enologico Nazionale. Ebbene, e di Fiorella non ne vogliamo parlare? Guardate, io non ho finito di parlare di Fiorella, ma che non mi hai sentito? È già l'altra volta quando andava lì, come se non fosse cresciuto. Il loro problema sa qual era, quando parli, siedaci e pensa. Decorazioni c'è contro fatto. Aspetta, ecco qua. Guanti e bastone. Uè, mi dai pronto. Aspetta. Libo, se trovi pigliega crema, ti guardate che a me piace assa. Sì, signor, meno male che me l'hai detto, perché se no l'hai dimenticato. Vabbè, io allora me ne vado, Permettete. Vabbè. Uè. Ah, a proposito del nostro matrimonio, non ne parlare troppo in giro, Voglio fare una cosa intima. Mi capite, Caterina? Pure tu, non ne parlare troppo in giro del nostro matrimonio, voglio fare una cosa così in famiglia tra di noi. No, perché sapete che cos'è?
Non vorrei che al nostro matrimonio si presentasse qualche polibone o la manna.